visione su sarà. Facebook. Ok, c'è un messaggio, la riunione è ora in streaming, quindi dovrebbe essere collegato. Allora, qualche secondo. Eccoci, eccoci. Sono un po' fissa io. Allora, non so, eccoci, eccoci in diretta. Buonasera a tutti e a tutte. Sonia, ti do la parola. Quale moderatrice? A te la parola. Grazie, così al volo. Ok, Sì. perfetto. Bene, allora buonasera a tutti, ben ritrovati o ben trovati per chi si collega ovviamente con noi per la prima volta. Io mi chiamo Sonia Ceramicola, faccio parte dell'associazione Woman to Be. Due parole per chi non conosce l'associazione Woman to Be, è un'associazione ovviamente non profit, nata ormai qualche anno fa. Ha una presidente che è Maria Graziana, che è la signora che avete appena sentito in apertura e che è un po' anche l'anima di questa associazione. Abbiamo proposto nel corso degli anni tante iniziative, tutte volte a valorizzare il ruolo femminile nei vari contesti. Vari contesti vuol dire dal contesto economico a quello sociale, a quello culturale. E quindi anche l'iniziativa di oggi si inserisce un po' nelle iniziative che noi portiamo avanti proprio con questo obiettivo e con questo scopo. Come vi dicevo, anch'io faccio parte di questa associazione dalla sua nascita, sono una delle socie fondatrici, assieme tra l'altro ad un'altra socia fondatrice che è qui in collegamento, che è Maria Graziana, tra l'altro la presidente, un'altra Maria che però è Stefania, Maria Stefania Carraresi, anche lei è una socia fondatrice comunque dell'associazione. Sarà anche lei presente e soprattutto seguirà quella che è la diretta Facebook per segnalare quelle che voi in chat ci darete come suggerimenti, come interventi, come richieste. Ci piacerebbe molto che questo intervento fosse per quanto possibile interattivo. Ci sarebbe piaciuto molto ovviamente farlo in presenza e ci auguriamo che poi prossimamente potrà essere ripetuto anche in presenza, perché no? Però per il momento, come sapete, ci sono molti vincoli da questo punto di vista. E quindi abbiamo cercato comunque di essere presenti in questo argomento che riteniamo molto interessante, anche se ovviamente esclusivamente in webinar e in streaming attraverso appunto il collegamento Facebook. Io dico due parole anche sul titolo di questo evento. Abbiamo voluto chiamarlo Vi sfidarte. È ovvio, noi siamo in terra versiliese e quindi abbiamo pensato in qualche modo di omaggiare anche un po', se vogliamo, ironicamente Puccini e la sua Tosca con Vi sfidarte, Vi sfidamore, ovviamente. Ma è davvero possibile vivere d'arte? Perché questo è un po' il tema principale dell'argomento che vogliamo toccare oggi. Al di là della passione per l'arte e tutti i relatori di oggi che hanno professionalità diverse, per cui da chi si occupa, come dire, d'arte sicuramente a tempo pieno, ma fa anche l'artista, è un artista essa stessa, a chi effettivamente si occupa invece di storia dell'arte o piuttosto di restauro o piuttosto di architettura o piuttosto gestisce delle gallerie d'arte. Quindi le professionalità sulle quali appunto noi faremo perno oggi per accompagnarvi in questo paio d'ore sono molto diverse, ma la riflessione che tutte le accomuna è possibile vivere d'arte? Come si può passare dalla passione alla professione e il ruolo femminile nell'arte, pur se cambiato, no? Perché ovviamente noi quando parliamo di donne nell'arte, la figura storica che ci viene in mente è Artemisia Gentileschi, no? Ma da allora i tempi sono cambiati, le donne sono un motore importante dell'arte. Addirittura, insomma, ci sono anche, come dire, delle icone pop, no? Quasi, che sono artiste femminili. Pensiamo banalmente a Frida Kahlo, no? Per dirne soltanto uno che in qualche modo è presente dalle magliette ai gadget, no? Quindi le donne nell'arte hanno fatto tanta strada, ma le giovani artiste sanno come trasformare quello che può essere davvero una passione in una vera professione, che non rimanga una cosa per pochi, il quadretto, passatemi il termine, fatto per gli amici ed esposto in casa piuttosto che con i parenti. Ora sto un po' banalizzando, però
qual è il passaggio per diventare davvero degli artisti? C'è una strada? Ci sono dei suggerimenti che noi possiamo dare? Attraverso le professionalità che noi abbiamo invitato oggi e che ringrazio davvero di cuore assieme a tutta l'associazione, cercheremo di fare una riflessione proprio su questo e se possibile dare dei suggerimenti. Quindi molto graditi ancora una volta i vostri interventi e io direi dopo questa, mi auguro breve, presentazione di ringraziare davvero per aver accettato l'invito di Human to Be. Lo dico in ordine alfabetico perché così si presenteranno anche con i loro interventi. Grazie davvero a Cristina Cidini, storica dell'arte, Andrea Del Guercio, docente dell'Accademia di Brera di Milano, Francesca Della Ventura, ricercatrice dell'Università di Colonia, Laura Guilda, artista, Maria Adriana Giusti, architetta e docente universitario, Monica Michelotti, docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, oltre che scultrice e illustratrice, Susanna Orlando, gallerista, Cordelia Wunsteiner, scultrice, che non sarà presente, ma ci ha mandato un suo scritto, fra l'altro molto bello, che Maria Stefania Carraresi dopo leggerà, perché purtroppo Cordelia vive, come molti di voi forse sapranno perché la conoscono personalmente, in una vicino a Fivizzano, in una zona difficilmente raggiungibile via internet. Quindi abbiamo provato, ma il collegamento era veramente molto molto difficile. Quindi Cordelia è stata davvero carinissima, chi la conosce personalmente sa che è una persona anche di una sensibilità particolare e ci ha mandato un bellissimo scritto che poi dopo vi leggeremo e condivideremo con voi. Quindi detto questo, io passerei subito la parola a Cristina Acidini, non prima di aver letto una brevissima biografia. A questo proposito vorrei dire che tutti questi profili hanno effettivamente un'esperienza, una competenza e di conseguenza un profilo e una biografia davvero molto molto lunghe, molto molto ricchi. Ovviamente non potevamo leggere tutto quello che avete fatto perché siete davvero di professionalità assolutamente qualificate. E quindi vi chiediamo scusa se abbiamo sintetizzato il vostro profilo, ma il profilo più completo poi sarà a disposizione sul sito di Human to Be. Quindi Cristina Cidini, sono veramente una estrema sintesi del tuo bellissimo curriculum. Cristina Cidini è nata e si è laureata in storia dell'arte a Firenze. Dal 2000 al 2014 è stata sovrintendente prima dell'Ufficio delle Pietre Dure e poi del Polo Museale Fiorentino, che comprendeva 27 musei statali d'arte, tra cui la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia, Palazzo Pitti con il Giardino Boboli e tanti altri. È presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, la più antica accademia artistica del mondo, fondata nel 1563, e della Fondazione Casa Buonarroti, che custodisce opere d'arte e documenti di Michelangelo. È presidente della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi. Per quello che riguarda il suo intervento nel nostro incontro di oggi, il titolo che lei ci ha suggerito è Le donne nelle arti, dall'ombra verso la luce. Prego. Io non la sento. Ecco, sì. Okay, ora forse ora sì. La sentiamo, perfetto. Grazie per l'invito, grazie per questa presentazione e debbo come al solito all'ordine alfabetico dover rompere il ghiaccio. Volentieri avrei ascoltato qualche intervento prima del mio, ma mi devo buttare e spero che appunto siamo in sintonia su questi argomenti che ci stanno così a cuore. Il mio punto di vista è chiaro quale può essere quello dello storico dell'arte che con una formazione universitaria si è poi avviato ad un percorso lavorativo. E nella fattispecie il mio può sembrare un percorso molto lineare. Laureata, fatto un concorso, entrata nel Ministero dei Beni Culturali, come funzionario, allora si chiamava ispettore, fatto una lunga tirocinio, occupandomi di musei, ma soprattutto di territorio, cioè di quella tutela che si svolge nei beni non museali, delle chiese, dei comuni, degli enti privati. Poi con un altro concorso diventata dirigente, da qui quell'accesso alle posizioni apicali, come le chiamano, nella pubblica amministrazione. Non è così, la mia scelta non è stata quella di una freccia che da un punto dato raggiunge un bersaglio.
Ho cambiato facoltà, sono andata fuori Firenze a lavorare, ho cercato di tornare, ho cambiato soprintendenze, sono stata ispettore centrale a Roma. Insomma, ho avuto un percorso tortuoso che tuttavia mi ha consentito di sperimentare questo mestiere all'interno sempre del Ministero per i Beni Culturali, comunque si chiami adesso e comunque si sia chiamato in passato, in soprintendenze di volta in volta, diciamo a prevalenza architettonica o storico-artistica, con o senza musei, per poi anche annoverare quell'esperienza straordinaria che è l'Opificio delle Pietre Dure, un istituto di restauro di fama internazionale. E quindi credo di avere potuto esplorare e vivere in prima persona le molte facce di questo mestiere all'interno di una cornice che è la pubblica amministrazione. Quindi diversa dalla libera professione, diversa da tante altre modalità di esprimere questo tipo di formazione e di passione. Naturalmente questo non esaurisce, questo ambito, le possibilità che sono legate alla storia dell'arte, poiché ci sono anche qui colleghi come Andrea che lo può testimoniare, l'insegnamento è un altro dei versanti che possono essere raggiunti da questa formazione, così come interessarsi di restauro, di editoria, di comunicazione, ma vorrei sottolineare come il mestiere dello storico dell'arte oggi sia una sorta di crocevia alla quale si arriva anche da strade molto diverse, o comunque non al mestiere vero e proprio di storico dell'arte, ma all'interessarsi di storia dell'arte, che è altra cosa. Anche qualche famoso influencer si occupa di storia dell'arte oggi, ma si limita a farsi fotografare di fronte a un capolavoro. Ognuno quindi ha il suo approccio. Ecco, l'approccio che vedo praticato ultimamente, specialmente dalle generazioni più giovani che magari hanno formazioni, come lo consente oggi l'università, miste, avendo fatto magari un biennio in un modo, un triennio in un altro, arrivano dal mondo dell'economia, e quindi dell'economia specifica dei beni culturali, e del diritto. Tutta la complessa materia legislativa che è inerente la tutela, che si fonda su leggi statali ben precise che valgono sia nell'ambito statale sia nell'ambito delle proprietà diverse da quelle statali o private, sia in ambiti problematici come il contenzioso, che non manca, e quel contenzioso specifico che è poi quello delle restituzioni delle opere d'arte. Avete tutti sentito parlare dei Monuments Men, degli 007, vabbè, dietro queste definizioni suggestive e peraltro veritiere, c'è tutta una filiera di contenziosi internazionali che richiedono lo sviluppo di competenze specifiche. Ecco, queste professionalità che si intersecano non sono tutte necessariamente quelle dello storico dell'arte, anzi, fin troppo spesso, non vorrei sembrare difendere una categoria, ma si assiste alla, come dire, alla fioritura di professionalità un po' improvvisate, ecco, che non hanno alle spalle una solida base di studi. Però interessarsi d'arte è in qualche misura connaturato anche a professioni di origine diverse. Quindi questo lo dico per aprire anche alle più giovani che intendano intraprendere questo mestiere un ventaglio di prospettive che è molto ampio e che comunque presume a livelli diversi una competenza di fondo. Questo resta fondamentale. Quale può essere la declinazione femminile, e concludo, di questi mestieri? A differenza di altri campi, penso alla magistratura o alla medicina, dove le donne hanno dovuto veramente lottare per ottenere delle posizioni e soprattutto per raggiungere determinati obiettivi e vertici, e il soffitto di vetro era molto basso, nella storia dell'arte, specialmente per chi ha intrapreso una carriera pubblica dove si va avanti per concorso e non per cooptazione o metodi opachi, è stato sempre tradizionalmente forte l'apporto della componente femminile. E questo perché? Perché era un mestiere un po' per signorine da bene, per giovani nobili. Era un mestiere assimilabile, lo è tuttora, specialmente se parliamo di tutela e conservazione, un mestiere di cura. E ci siamo sentite proprio dire ieri che le donne sono più portate alla cura che allo studio scientifico, alla ricerca pura. E questo è un arcaico modo di pensare che tuttavia ha una sua logica. Se assimiliamo il museo a una bella casa e le opere d'arte a degli anziani da curare. Quindi questa, diciamo, vocazione femminile si è rispecchiata in grandi
figure, io penso, lo so, a Luisa Beccherucci, per esempio, che è stata direttrice degli Uffizi in epoca davvero in cui non era usuale che una donna raggiungesse quelle posizioni, e si sono via via affermate. Parliamo però di soffitto di vetro. Quello è stato, sebbene fosse più alto di partenza, molto difficile da infrangere, e solo in tempi recenti si è arrivati ad avere i direttori generali del Ministero donne, il segretario generale donna. Le ministre donne ci sono state prima, ma era una questione puramente, come dire, di manuale Cencelli. Ci voleva un po' di donne, ci voleva un partito, ce ne voleva un altro, ci mettevano chi capitava talvolta. Quindi direi che nel nostro campo la posizione femminile è molto forte, si è affermata decisamente negli ultimi decenni ed è quindi, se non, come dire, un rapporto paritetico, ma direi molto soddisfacente nei confronti dell'equilibrio tra generi, per così dire. Tutto il resto naturalmente resta difficile farsi ascoltare, proporre qualcosa che venga preso in seria considerazione e in qualche modo si resta escluse da queste logiche maschili che vedono le riunioni terminare all'ora dell'aperitivo, le donne correre a casa per quelle attività di cura che ben conosciamo e gli uomini andare a fare quattro chiacchiere in cui decidono davvero le cose. Ma questi sono, come dire, episodi dietro le quinte che poco o nulla tolgono alla bellezza di questo mestiere, che se non è vero quello che crede la maggioranza delle persone, che uno passa la vita a contemplare il bello, io nella mia attività non sono stata sempre seduta davanti alla primavera del Botticelli, anzi ci sono sempre passata, nonostante fosse sopra la mia testa, nella Galleria degli Uffizi, molto in fretta e con altri scopi e urgenze. Però è vero che ci occupiamo di una materia eccelsa e quindi già solo rigenerarsi al contatto con l'arte ripaga di tante fatiche e qualche volta di qualche ostacolo incontrato sul cammino. Grazie. Grazie, grazie. È anche un bel messaggio, Maria Grazia. Non so se vuoi aggiungere anche tu qualcosa. È un bel messaggio comunque sicuramente anche di presenza del femminile in un settore come quello appunto della storia dell'arte. Mi viene da dirle, professoressa Cidini, lei o dottoressa, non so come la dobbiamo chiamare, Cristina quale sia la sarebbe meglio di tutti. direttrice. Come scusi? Cristina. Ok, Cristina, benissimo. Lei ha accennato qualcosa, però mi viene da dire, ma nella sua carriera, visto che noi come associazione ci occupiamo in particolare di questo, no? E quindi anche in qualche modo, come dire, degli ostacoli che effettivamente ci possono essere, a causa di stereotipi femminili che sono molto consolidati. Quindi la domanda che le vorrei fare è, nella sua carriera, che sicuramente è stata una carriera ricca di soddisfazioni, ha avvertito qualche difficoltà legata non tanto alla sua competenza o alla sua, come dire, crescita dal punto di vista appunto delle competenze, ma al fatto che lei era donna? Certo, alcune difficoltà erano veramente soggettive, personali. Per mia scelta, io non sono mai andata a lavorare fuori Firenze, benché mi fossero state offerte sedi di prestigio a Milano, a Roma, e questo perché dovevo in qualche modo conciliare con gli impegni di una famiglia progressivamente più gravosa che non potevo lasciare. Quindi, diciamo, la mia carriera è stata molto indirizzata e modellata da queste che erano tuttavia esigenze personali. La fiducia dei ministri non mi è mai venuta a meno in questo senso. Diciamo che qualche difficoltà inerente, magari l'essere giovane un po' sprovveduta, le ho vissute ad altri livelli. Le famose molestie che oggi i movimenti MeToo portano in evidenza, allora si dovevano fronteggiare in solitudine, magari archiviare in fretta. Ecco, qualche episodio sgradevole lo posso ricordare, legato all'essere donna, ma in questo, come in qualsiasi altro ambiente lavorativo, può accadere. Ok, perfetto, grazie. Andrea, tu vuoi aggiungere qualcosa? Cristina ha accennato, io faccio questo, un po' questo ponte perché so anche un po' di progetti che tu stai seguendo, no, Andrea? È accennata questo fenomeno MeToo, perché faccio questo ponte, poi ti lascio la parola ovviamente con l'argomento che tu hai proposto, però da quello che ci hai anche comunicato recentemente, hai un interesse anche, diciamo così, abbastanza importante nei confronti dell'arte femminile, no? Lo stai seguendo anche con un ciclo di conferenze, anche con l'estero, eccetera. Ma poi, se non ricordo male, tu stai anche seguendo una, se non sbaglio, proprio una tesi in particolare, che è una sorta di analisi, se esiste, se c'è, se non c'è,
di Me Too, e da qui è il lancio che mi ha fatto appunto Cristina, un po' nel mondo dell'arte, no? E questo aspetto tu lo stai indagando attraverso anche la tesi che è stata assegnata alla tua studentessa di Brera, no? Quindi c'è una sensibilità anche da questo punto di vista. Quindi prima di passare all'argomento tuo di oggi, mi farebbe piacere questo collegamento anche con quello che ci ha detto un po' Cristina. Beh, allora, innanzitutto un grande saluto a Cristina, sono contento di vederla in piena salute, che è la cosa più importante che ci possa essere. Secondo, ascoltare Cristina in pochi minuti è come tornare a quando si andava all'università e sentire i suoi interventi, sono sempre brevi, sintetici, ma che dicono un mare di cose dentro la sfumatura di tutte le parole centellinate con la sua straordinaria intelligenza dal punto di osservazione che ha avuto da quando ha finito l'università. Cosa voglio dire? Sì, c'è un particolare che è avvenuto proprio in questi giorni. Una studentessa mi ha posto la questione che la sua tesi doveva essere dedicata a, naturalmente io mi occupo solo di arte contemporanea e quindi di viventi, diciamo così. E la sua tesi è quella di andare a indagare quello che ha segnalato Cristina Cidini, cioè quanto le artiste contemporanee viventi hanno potuto ricevere proprio su questo piano di fastidi, di ricatti. I ricatti classici sono stati per le donne come per gli uomini, poi alla fine quello anch'io ho subito dei ricatti non sessuali, ma per fare la mia carriera dovevo stare dentro la squadra o di Achille Bonitoliva o di Menna o di Calvesi o quindi delle varie scuole, ma per fortuna essendo un longhiano non avevo così tutti uomini. Tutti critici uomini. Tutti critici uomini, certo, tutt'altro sì, e dovevo. No, c'è anche un fiorfiore di critici donne che però non avevano, quando ho cominciato io negli anni 70, un particolare potere. Oggi ce l'hanno, e ce l'hanno per dal Sole 24 Ore, possiamo fare quanti nomi vogliamo di coetanei con un notevolissimo potere, non ultimo. La direttrice di arti visive della Biennale Venezia è una donna, quindi è cambiato anche quello che dice Cristina. Okay. Quindi diciamo che è molto bella questa idea di questa studentessa che intervisterà, rispettando anche l'anonimato, artiste di tutta Europa con cui possiamo entrare in contatto istituzionalmente come accademia per fare uno screening di quello che può essere stato dalle artiste di alta generazione, penso per esempio a Renata Boero che ha più di 80 anni o Cordelia, fino alle giovani artiste emergenti, se hanno subito ricatti dai loro galleristi, dai loro mercanti, dai loro critici, e questo verrà fuori un bel elenco, insomma, perché nel mondo dell'arte, questo dell'arte contemporanea vissuta da, appunto, come è stato da Artemisia in poi, abbiamo un lungo elenco da fare. Quindi assolutamente è una bellissima idea di fare questa tesi. Naturalmente sarà parziale perché sarà una dimensione molto anche intima e va rispettata. Ok, bene, bene. Allora, Andrea, prima di lasciarti la parola, io anche per te, come ho fatto per Cristina, una estrema sintesi del tuo profilo e della tua biografia assolutamente ricca. Quindi, per chi non lo conoscesse, Andrea Del Guercio è nata a Roma, vive fra Milano e Friburgo, in Germania, e io mi permetto di dire anche con qualche breve capatina a Camaiore, in Versilia. Ok, si laurea in storia dell'arte medievale moderna presso l'Università degli Studi di Firenze, è titolare della cattedra di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, ha insegnato presso la New York Studio School, ha tenuto conferenze nelle università e musei degli Stati Uniti, in Germania, Francia e Svizzera, ha ricoperto numerosi ruoli di direttore artistico nel circuito museale ed espositivo internazionale d'arte moderna e contemporanea. È curatore di grandi mostre e di progetti speciali, volumi monografici e tematici,
Dal 2014 è direttore artistico della Five Gallery di Lugano, in Svizzera. È in qualche modo il sostenitore, l'autore di progetto Nuovi Talenti all'interno dell'Accademia di Brera. Dal 2007 ha predisposto un sistema di affermazione e diffusione dei nuovi talenti dell'arte contemporanea attraverso la creazione di un alto numero di nuove collezioni. Dal 2018 insegna e svolge le sue ricerche all'interno delle accademie d'arte in Cina. Nel 2021, incrociamo le dita, realizzerà in Italia un importante progetto espositivo dedicato alla cultura dell'arte contemporanea, China, The Creative Dimension. Ok? Abbiamo fatto una sintesi, poi troverete il profilo più dettagliato ovviamente sul sito di Human2Be. Il titolo che ci ha dato per la sua relazione di oggi è La riservatezza e l'urlo, la dimensione femminile nel sistema dell'arte moderna e contemporanea. A te, Andrea. Intanto grazie di avermi coinvolto. È un tema che sento moltissimo, proprio perché da 40 anni sono a contatto con i giovani. Quindi è inevitabilmente stare a contatto con i giovani ti impone di fare i conti con le ferite, con la dimensione sofferta di un giovane che si vuole affermare. La seconda parte del mio intervento è proprio cercare di dare una risposta a quello che tu hai domandato: si può vivere d'arte? Facciamo allora una premessa. Diciamo che l'attenzione che io vorrei rivolgere è soprattutto a quest'ultimo ventennio, perché c'è una svolta generazionale molto forte. Intanto il valore positivo della globalizzazione ha portato, per esempio, a incidere su questo, cioè le nuove generazioni dell'arte, quindi anche al femminile, hanno acquisito degli strumenti di autodifesa e di affermazione molto più forti che non nel passato. Rispetto al Novecento, quindi ecco l'urlo, rispetto al Novecento, l'urlo voleva dire che in qualche modo per una donna soprattutto, ma anche per un artista uomo, affermarsi voleva dire scioccare, voleva dire stravolgere, voleva dire urlare alla minchia, no? Urlare oppure piegare la testa, essere un novecentista all'italiano, un accademista, un paesaggista, cioè una condizione repressa. E invece questa situazione è progressivamente, quindi per esempio gli anni 70 e qui il grande contributo anche delle storiche dell'arte contemporanea è stato un dato molto, molto significativo. La cosa che mi è sembrata importante è invece come progressivamente nuove generazioni e il contributo di generazioni provenienti in particolar modo dal mondo dall'Oriente, io parlo proprio di donne, per esempio di artiste giovani che seguo da 20 anni, che vengono dall'Iran e che si chiamava Persia, dall'India, dall'Egitto. Ho delle ragazze che hanno seguito i corsi di storia dell'arte e arte dall'Egitto, e poi questo mondo cinese che è arrivato. Noi soltanto su 5.000 studenti abbiamo 800 studenti cinesi, di cui l'80% sono donne. E quindi direi che questa necessità che era tipica del Novecento del o piego la testa o urlo la mia disperazione, la mia femminilità, quindi tu hai citato la Kahlo, poi gli anni 70, l'Abramovic, la donna, la femminilità, la Gina Pane, il ciclo mestruale, la libertà sessuale, tutta questa dimensione urlata, per questo ho usato un titolo tipico del Novecento, ma che poi aveva alle spalle tutto l'urlo umano, maschile di Van Gogh. Ecco, negli ultimi 20 anni, e 20 anni ragazzi sono tanti, 20 anni, questa necessità dell'urlo è venuta meno. Progressivamente si è riaffermata, si è avvicinata questa cosa che io trovo straordinaria, preziosa, della riservatezza.
Cioè, le artiste donne nell'ultimo periodo, queste nuove generazioni che arrivano da noi intorno ai 20 anni, 18 anni, tra i 20, quindi capite che adesso quelle che hanno cominciato 20 anni fa, adesso hanno 40, hanno fatto affermare la riservatezza. E che cos'è la riservatezza? La riservatezza è quella cosa del proprio essere femminile più preziosa, quella cosa che non do a tutti, scusate il termine, quella condizione in cui si scopre la preziosità della riservatezza. E allora cominciamo a vedere nel tempo una produzione espressiva non più alla Abramovic, non più fatta di gesti violenti, di gesti necessariamente per quell'epoca violenti, ma di gesti, come dire, calmi, con delle riprese lente, con dei quadri in cui si osserva la parte bella del mio essere, della mia quotidianità. Questo anno drammatico nelle giovani artiste, nei giovani artisti ha permesso una grandissima produzione. Io ho 500 studenti nell'anno in corso, 250 nel triennio e 250 nel biennio. Ebbene, il fatto che loro non abbiano dovuto seguire quella marea di esami, di cui non gliene può fregare di meno, gli ha permesso di dipingere, ha permesso di disegnare, ed è venuto a fare una valanga di video, di libri di artista, tutti fondati sull'intimità di un gesto, sull'intimità, ma non un'intimità, come dire, svenduta al primo che capita, proprio un'intimità centellinata da carte, da appunti, da tutto un patrimonio che io ho trovato veramente straordinario. E questo alla fine ha premiato la femminilità, la dimensione riservata, proprio perché direi che è proprio venuto fuori anche nella componente che io mi permetto di chiamare anatomica, cioè nella introflessione rispetto all'estroflessione. Tant'è vero che abbiamo messo mano già da un anno ad un progetto nuovo espositivo che è dedicato esattamente l'opposto, cioè recupera in qualche modo, Cristina immaginerà subito dove voglio arrivare, alla dimensione al riposo della sessualità maschile, cioè di una dimensione intima, non più violenta, della dimensione maschile. E questo fatto con un'osservazione che parte dal libro rosso di Rodin, dai disegni erotici di Rodin. Quindi stiamo curando questo importante progetto espositivo internazionale, naturalmente, proprio con un circuito che ci permetterà di affrontare proprio premiato da questo tema della riservatezza e dell'intimità, l'intimità come valore. E ripeto, essendo proprio per ruolo storico, non un teorico, come dire, che anticipa la teoria all'opera, ma inverso, sono esattamente come nella Cidini, cioè io sono di fronte al patrimonio, se non ho il patrimonio non posso fare quasi nulla, posso immaginare, ma io ho bisogno che ricevere dagli artisti degli input per poter poi fare delle avance, dei progetti, delle performance, ma se non ho questo non posso fare niente. E quindi sono loro che mi hanno spinto alla mia tenera età ad affrontare il tema della riservatezza e dell'intimità. Bello, bello, una cosa interessante, poi sarebbe bello effettivamente approfondirlo. Mi viene da dire questo, Andrea, visto che tu comunque, proprio per anche questa esperienza specifica, non soltanto all'Accademia di Brera, ma la tua sensibilità anche nei confronti dei giovani talenti, no? Dei giovani artisti. Allora, anche giusto per così fare una riflessione che possa essere magari utile alle giovani artiste donne e anche uomini che ci stanno seguendo. Nel momento in cui tu, in qualche modo,
per certi versi cerchi di valorizzare, no? Quello che è, come dire, no? L'elemento artista dei tuoi studenti. Parlo con un termine, in termini non tecnici, mi scuserete, ma io non provengo dal mondo dell'arte, mi occupo di altro nella vita, mi occupo di formazione, ma non del settore artistico. Quindi vi chiedo scusa se a volte uso dei termini che magari nel vostro mondo non sono esattamente quelli che voi usereste. Ma mi viene da dire, come fai tu a riconoscere il talento di una... Cioè, allora, diciamo così, no? Anche il sottotitolo del nostro evento è dalla passione alla professione, ok? Però questo passaggio dalla passione alla professione c'è come dire, un elemento fondamentale, no? Perché dalla passione diventi professione, in qualsiasi ambito tu decida comunque di approfondire, mi rifaccio anche a quello che diceva Cristina, no? Quindi il mondo dell'arte presenta anche la possibilità di numerosissimi profili professionali. Ma soffermiamoci un attimo all'artista in senso stretto. Allora, ovviamente questo passaggio dalla passione alla professione presuppone un elemento fondamentale, il talento. Perché altrimenti questo passaggio diventa un po' complicato, fra virgolette. Puoi avere tanta passione, ma, come dire, puoi effettivamente magari orientare la tua passione in altri settori dell'arte che non siano strettamente collegati al proprio l'ambito artistico in senso stretto. Allora, la domanda che ti faccio è: qual è questo, cioè ci sono degli elementi che tu, come dire, ti aiutano a riconoscere il talento o che per te rappresentano il talento? Poi sai, immagino che ci sia una componente anche molto soggettiva, no? Di che cos'è il talento. Solo un secondo per aprire la porta, un secondo. Sì. Ecco, la bellezza della diretta. Certo, perfetto. Non vogliamo mantenere altri fuori porta. No, senta, è una domanda da $1 milioni. Ma io lavoro sull'intuizione, non ho tantissimi strumenti. Ho cancellato da tanti anni sia il giudizio storico, mi sono liberato del concetto di scientificità, non ho le responsabilità che hanno i miei colleghi storici dell'arte sul giudizio storico. Per me un oggetto è un oggetto sempre contemporaneo. Io visito gli Uffizi in maniera diversa dai miei colleghi. Io lo visito da contemporaneo, cioè tendo a riportare quando io faccio magari io posso fare un corso sulla pittura etrusca o medievale nella stessa maniera come faccio la lezione per esempio su Pablo Picasso, no? Per cui è fondato tutto sull'esperienza, tutto sull'intuizione. Cristina parlava delle difficoltà dei nostri giovani di avere competenza. Io aggiungerei che la competenza nasce non solo dallo studio, ma dall'esperienza. E quindi i miei devono lavorare molto sull'esperienza. Cioè un artista poi lo vedi, sì, allora il campione si vede subito, su 100 vedi subito quei 2 o 3 che hanno delle potenzialità, si vede subito il campioncino, però sai, nel tempo il campioncino basta una fidanzata sbagliata, un fidanzato sbagliato, una parola sbagliata, una crisi economica salta subito, per cui poi c'è il collezionismo, perché un ragazzo contemporaneo deve al massimo dopo qualche anno deve cominciare a credere in se stesso, quindi ci sono tutte queste variabili che a differenza di un'opera antica hanno bisogno di tempo, di speranza, di fortuna, e poi al tempo l'ardua sentenza. Tutto il patrimonio storico è un patrimonio fatto di anonimi. Sì, noi conosciamo Donatello, ma quanti sono gli artigiani, i piccoli scultori? Quindi io credo moltissimo nell'anonimato e questo comporta veramente una forbice che è improvvisamente stretta, ma anche improvvisamente larga. Ok. Ma poi su questo argomento
possiamo anche tornarci. Certo, certo. Anzi, su questo argomento io direi veramente, perché come dire, mi piacerebbe sentire il punto di vista anche di Francesca Della Ventura. Francesca Della Ventura è molto giovane, anche per lei una breve sintesi del suo curriculum: è gallerista e fondatrice di Women in Women Gallery. Women Gallery è una galleria online, e poi ci racconterà lei anche un po' meglio di questo suo progetto. Ha studiato storia dell'arte in Italia e ha lavorato per alcuni anni come curatrice freelancer e collaboratrice presso il Dipartimento dei Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Molise. Dal 2014 risiede in Germania, dove ha collaborato con diverse gallerie d'arte e istituzioni culturali tra Colonia e Düsseldorf. Dallo stesso anno svolge un dottorato di ricerca in storia dell'arte contemporanea all'Università di Colonia, con una tesi sul ritorno all'arte figurativa negli anni Ottanta in Germania e in Italia. Nell'ottobre 2020 ha fondato appunto in Women Gallery, galleria online sostenibile e per artiste donne. E la ringraziamo, Francesca, anche perché si è fatta accompagnare, e noi abbiamo accettato questo suo suggerimento molto volentieri, da una giovane artista che è Laura Guilda. Laura e Francesca hanno fatto una sorta di switch. Francesca è italiana e vive in Germania, invece Laura è di fatto di origine austriaca e tedesca e vive in Italia, quindi hanno fatto questa sorta di scambio, perché nella mescolanza di culture ci si arricchisce tutti, ok? Quindi Francesca, grazie, Laura, grazie di essere con noi. Mi piacerebbe capire, il titolo del vostro intervento è proprio questo: una nuova idea di galleria, spazio d'arte tra sostenibilità e ricerca di genere. A te, Francesca. Grazie mille, Sonia, e grazie all'associazione Woman to Be per averci invitate. Allora, io non nasco come gallerista, nel senso che è un'offesa nei confronti di Susanna, che lo fa come mestiere da tanti anni, insomma. Io sono ricercatrice fondamentalmente, dottoranda, insomma, scrivo, so scrivere decentemente, ma insomma, gallerista è poco. Ma l'idea di fondare questa galleria, diciamo, online, più che galleria, cioè oltre ad essere una galleria, vuole essere anche uno spazio di ricerca. Insomma, è venuta fuori già, io ce l'avevo già in testa da tanto tempo, e poi ho deciso, insomma, di rendere pubblico il sito il 20 ottobre del 2020, che è una data fondamentale, Mortalea Vergine, che è stata, insomma, una delle grandi storiche dell'arte, critiche, curatrici, poco conosciute in realtà, perché basti pensare che la sua mostra, L'altra metà dell'avanguardia, che fu realizzata a Palazzo Reale a Milano nel 1980, è stata oggetto di ricerca, di studio, solo dopo 40 anni, grazie, insomma, al lavoro di Angela Maderna, che è un'amica, se ci sta seguendo la saluto, che appunto ha dedicato, insomma, uno studio e ha pubblicato un libro. Insomma, in realtà questa idea è venuta fuori dall'essermi resa conto che sia, diciamo, a seguito di alcuni articoli che ho scritto, come io lavoro per Finestre sull'Arte, che è una rivista online cartacea di divulgazione di storia dell'arte, e ho avuto sempre a che fare con artisti e artiste, e ho intervistato, insomma, nel corso di alcuni, per la scrittura di alcuni articoli, delle artiste, e mi sono resa conto che in realtà oggi non è tanto, diciamo, la questione, non è più una questione numerica. Ad essere oggetto anche delle problematiche che ci sono della presenza o meno delle donne nell'arte, quanto piuttosto è la difficoltà di poter conciliare, e questo me l'hanno confermato tutte le artiste con cui ho avuto a che fare, ne parlo, spero, insomma, poi Laura saprà dirlo meglio di me, che è un'artista, quanto quello di conciliare, proprio anche come diceva Cristina, la dottoressa Cidini, di conciliare la carriera
l'essere artista, l'essere curatrice, l'essere gallerista, critica con la famiglia. E quanti sacrifici poi, è vero, oggi ci sono molte, cioè più donne rispetto sicuramente agli anni 90, agli anni 80, agli anni 90, che hanno insomma potere, sono nelle posizioni che contano, però bisogna chiedersi come ci sono arrivate lì, cioè che difficoltà, cosa hanno dovuto sacrificare queste donne. E un'altra questione fondamentale anche, gli stipendi, che sono completamente diversi fra uomini e donne. Ieri anche qui in Germania leggevo un articolo della Tagesschau, che è insomma un organo informativo importante tedesco, che diceva che come lordo al mese ci sono ancora quasi 1200 euro di differenza fra uno stipendio dato agli uomini in Germania, quindi figuriamoci, uno stipendio dato agli uomini e quello alle donne. Quindi altra cosa importante, e questo mi ricollego un po' alla questione economica, alle aste, insomma i prezzi che sono insomma con cui vengono quotate le opere di artiste sono ancora molto bassi se confrontiamo quelli con cui sono quotati con cui si quotano le opere degli artisti, degli uomini. E basti pensare che l'opera insomma di arte contemporanea, mi occupo di arte contemporanea, quindi se riesco a parlare meglio di questo, però insomma che l'opera più quotata di un'artista donna è di Georgia O'Keeffe, che è stata insomma venduta per più di 44 milioni di euro, mentre passiamo ad opere come Jackson Pollock, Jasper Johns, che superano i 200 milioni di euro. E questo è già un dato abbastanza indicativo di come comunque, ripeto, non è più una questione numerica, non è solo una questione numerica, è anche una questione numerica, ma insomma la galleria nasce proprio per includere artiste e in qualche modo dar voce alle artiste. Io cerco in tutti i modi con interviste, perché poi ripeto, scrivere è quello che so far meglio, di farle parlare, di dar loro voce, di farle conoscere non solo come artiste ma anche come persone, al di là poi del lavoro che fanno. E poi il concetto di sostenibilità è un qualcosa che a me è particolarmente caro, di cui purtroppo si fa fatica nel mercato dell'arte contemporanea. Oggi basti pensare quello che è la crypto art, NFT, che insomma quel che si dica, però pare che siano anche abbastanza dannosi a livello di insomma per quanto riguarda lo spreco di energia, quindi a livello ambientale. E per me la sostenibilità è stato un altro dei motori portanti, insomma ho cercato di coniugare quelli che sono i miei due interessi e di farli confluire in questo spazio virtuale. Non solo virtuale, perché insomma sto cercando di organizzare anche delle mostre qui a Düsseldorf e a quell'Istituto Italiano di Cultura a Colonia. Aspettiamo che termini questa pandemia. E insomma di dare anche un segnale per riscrivere una storia dell'arte che sia più inclusiva, che contenga più nomi femminili, perché al di là di Frida Kahlo, Abramovic, Artemisia Gentileschi ci sono migliaia di artiste che non si conoscono e che nei manuali di storia dell'arte non ci sono. Io ho studiato, prima cercavo dove ho messo l'Argan, ho studiato arte contemporanea sull'Argan, arte moderna ancora sul De Vecchi Cerchiari, e lì cioè a livello diciamo di nomi le donne compaiono ancora come musa di, faccio l'esempio di Dora Maar, che ancora insomma non si conosce per la sua attività di artista, cioè molto poco per la sua attività di artista, se non come musa ispiratrice di Picasso, e così viene riportata anche nei manuali dove ancora oggi si studia storia dell'arte, cioè nel 2021, insomma c'è bisogno di rivedere un po'. Quindi la galleria nasce insomma con questo indirizzo e sono contentissima di aver avuto tantissime richieste di artiste che volevano far parte perché ne condividevano i valori, e una di queste è Laura Guilda, a cui lascio la parola. Grazie.
Grazie. Grazie per questa introduzione, Francesca. Buonasera a tutte. Sì, allora, mi avete definito artista. Sono ancora in realtà molto all'inizio della mia carriera, se si può dire così. E sì, quando ho letto del progetto di Francesca ero subito interessatissima, perché infatti condividevo i valori, soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente o per dare voce all'arte femminile. E dopo ho scoperto anche che abbiamo tante cose in comune, perché infatti, come avete già raccontato, lei come italiana è in Germania, io come tedesca mi trovo in Italia. E, vabbè, vi posso raccontare un po' del mio percorso, che infatti fa parte anche di questo, nel senso, innanzitutto essere straniera in un paese, di essere giovane donna e di essere anche giovane madre, perché io sono diventata madre abbastanza giovane durante i miei studi e dovevo conciliare sempre tutto. E vabbè, adesso sì, non sono più giovanissima, ma ancora, nel senso, sto cercando di capire dove voglio andare e ci ho messo un po', magari anche perché prima avevo una passione per la moda e facevo già opere d'arte, però non ci ho creduto magari fino in fondo. E sì, negli anni poi ho capito che la mia passione è quella e potrei dare voce a questa cosa. Però infatti, nel senso, magari da bambina avevo il sogno di diventare artista, però poi nella vita di ogni giorno ho fatto tanti lavori per guadagnarmi da vivere, e che erano più legati magari alla moda, agli eventi, sì, all'uso delle lingue, e quindi sì, ho lavorato in fiere, e ho fatto tantissime esperienze che non riguardano l'arte. E come ha detto il professore Del Guercio, magari la pandemia ha aiutato a me, come magari anche altre donne artiste, di scoprire o di dedicarsi di più alla passione, alla professione d'artista. E sì, magari posso aggiungere che magari per le donne è anche stato più difficile la pandemia, perché mentre magari i nostri compagni uomini potevano, non tutti ovviamente, continuare a lavorare smart working o non so, seguire comunque i loro lavori, per le donne è stato molto più difficile. E quindi ci siamo trovati in casa, comunque con i bambini che non potevano andare a scuola, e sì, magari non lavorando, e quindi uno riflette e torna un po' alle origini, no? E capisce cosa vorrebbe fare nella vita, o di dare sì, energia alla passione, a quello che uno vuole fare. E niente, sono felicissima di fare parte della Galleria Sostenibile di Francesca, e spero di crescere insieme e di vendere le opere, che infatti hanno anche una cosa in più del mercato dell'arte, perché noi, quando vogliamo vendere le opere, o la Francesca, una parte del guadagno andrà anche a un'associazione che, sì, nel senso, potrebbe essere qualsiasi associazione, o si occupa della salvaguardia dell'ambiente, o magari per aiutare donne, nel senso, per una buona causa. E questo è il credo, la missione. Okay. Posso aggiungere solo una cosa, che insomma, grazie Laura per aver spiegato meglio di me la galleria. Volevo dire che anch'io sono madre, ho una bimba di 2 anni, e mi sono sentita tantissime volte dire da colleghi uomini, ma anche colleghe donne, insomma, ma come vuoi partecipare ai vernissage? Allattando? A che ora vuoi venire? Cosa vuoi fare? E questa è una cosa a cui bisogna tener conto, perché non è, insomma, ripeto,
Il problema è come ci si arriva a un certo tipo di... Io ho 33 anni, non sono né giovanissima né insomma né vecchia, però sicuramente le difficoltà ci sono veramente tante. E nel mondo universitario, il professor Del Guercio, insomma, la CDIN fanno parte di questo mondo. Vi posso assicurare ancora di più, perché a maggior ragione all'estero, bisogna dimostrare non il doppio ma il triplo, da donna e da madre. Ok. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa degli altri relatori, vuol fare qualche considerazione rispetto a questa visione che ci hanno dato sia Francesca che Laura, no? Non so se volete condividere con loro qualche riflessione, o se chi ci sta seguendo attraverso Facebook vuole intervenire, vuol dare qualche ulteriore come dire, elemento per poi riflettere assieme magari su tutte quelle che possono essere le problematiche che sono state un po' sottolineate da Francesca e Laura. In alcuni casi sono problematiche un po' trasversali, nel senso non riguardano poi esclusivamente le artiste, no? Ma riguardano poi un po' il mondo del lavoro al femminile, no? E quindi tu accennavi alla, o tu o Laura, forse Laura, accennava alla problematica dello smart working. Insomma, la pandemia in qualche modo ha costretto tantissime professionalità differenti al femminile o maschili, qui ci fa poca differenza a lavorare da casa. E come dire, almeno per quella che può essere la mia esperienza delle persone che conosco per lavoro, delle colleghe eccetera, dove dopo un primo momento di euforia, io parlo di persone, di donne soprattutto, che avevano anche bimbi piccoli, e quindi dopo un primo momento, se vogliamo, di euforia, scusatemi, passatemi il termine, che di euforico non c'è niente nella pandemia, però diciamo quasi di piacere nel condividere l'ambiente familiare e quindi lavorare da casa, soprattutto nelle grandi città, evitarsi trasferimenti eccetera, poi c'è stato ovviamente il problema di come gestisco tutto, no? Perché se sono a casa non mi posso concentrare, perché contemporaneamente ho anche il bambino a casa, perché non va nemmeno lui a scuola, e quindi queste sono problematiche che sicuramente hanno investito il mondo dell'arte al femminile, ma direi che hanno investito tutte le professionalità al femminile e anche al maschile, che hanno vissuto lo smart working in alcuni casi veramente come un appesantimento ulteriore della propria realtà professionale, quando non addirittura una sorta di isolamento, no? Perché non ci dimentichiamo che per qualcuno il fatto comunque di uscire, andare al lavoro, incontrare persone, confrontarsi con altri, è stato molto ridotto da questa sorta di isolamento, ognuno nel suo guscio, ripeto, può essere piacevole per i primi tempi, poi la componente relazionale, che io sono convinta arricchisce ciascuno di noi, effettivamente è venuta molto a mancare, e immagino che questo lascerà anche molto il segno a chi si occupa di arte, con la componente proprio artistica, no? Andrea prima accennava a questo tema dell'intimità, se non sbaglio Andrea, proprio legandola anche un po' alla conseguenza di questo momento di riflessione. Tutti noi abbiamo riflettuto, chi più o chi meno, su noi stessi, no? Sia quelli che hanno componente più artistica perché vivono in quel mondo, nelle varie sfaccettature, sia quelli che magari nella vita fanno altri. Però ovviamente questa è stata una situazione talmente nuova, talmente differente, nella quale ci siamo trovati, che tutti noi abbiamo fatto un po' una riflessione su noi stessi, e quindi immagino che anche il risultato poi a livello artistico si vedrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, mi viene da dire anche proprio nell'organizzazione anche stessa del mondo dell'arte, no? Io lo vedo, come vi ho accennato, io mi occupo di formazione, l'organizzazione ne ha risentito profondamente, ma non saremo mai più gli stessi, mi viene da dire. Poi è ovvio che la nostra memoria umana è breve, no? Ci ricicliamo con grande facilità, ci ripensiamo con grande facilità. Però questa cosa che abbiamo vissuto, secondo me, ci lascerà qualcosa, e io spero qualcosa di positivo, no? Qualcosa di riflessione anche su noi stessi. Oltre che sull'ambiente che ci circonda, e anche questa sensibilità rafforzata all'ambiente e alla sostenibilità, che sicuramente dalla pandemia è uscita rafforzata. Speriamo che duri, no? Che ci sia un'onda lunga, e che poi tutti noi non siamo in qualche modo invece riassorbiti dalla quotidianità, no? Alcuni aspetti vanno comunque salvati. Volevo dire una cosa, se posso. Prego.
che a proposito di pandemia, questa pandemia secondo me ha favorito molto le donne, perché è stata la prima volta dove è uscita prepotente la casa, e la casa è donna. Perciò ci siamo ritrovati, ci siamo ritrovate molto a parlare dell'ambiente in cui viviamo, cioè le quattro mura. Questo ha favorito la galleria, perché le persone si sono guardate intorno e hanno visto le mura vuote, hanno guardato a fondo la casa. Infatti tutto, tanti colleghi che lavorano anche nell'arredamento hanno lavorato di più. Cioè una cosa molto semplice, lineare. Abbiamo guardato la casa, perciò quello che mancava, e le pareti bianche accecanti sono state comprese. Ecco, volevo dire questa cosa, poi grazie, il resto lo dico dopo. Grazie Susanna, questa è una riflessione che a me piace molto e la ringrazio. Io mi occupo di formazione in ambito economico-finanziario. Una delle cose che si studiano maggiormente in questo settore è proprio il megatrend. E uno dei megatrend, lei l'ha citato ora, con la sua visione da gallerista, però le assicuro che lo stanno studiando anche per quello che può essere l'impatto a livello economico e anche a livello di aree di investimento, è quello che viene chiamato il cooking, cioè la cura della casa, no? Ed è uno degli elementi che lei appunto ha citato, e la ringrazio perché questo è un aspetto estremamente importante che viene studiato come proprio uno dei mega trend che si sono rafforzati proprio durante la pandemia. Questa attenzione all'ambiente, alla casa, all'ambiente come ambiente che accoglie, e è un trend, no? Se vogliamo anche questo sviluppo che c'è stato durante la pandemia del fai da te, del sistemare la casa, del sistemare l'ambiente in cui viviamo, no? Io ho amici che si sono sistemati la mansarda, che hanno ridipinto le pareti, per andare anche nel, come dire, in cose molto elementari. Ma indubbiamente c'è un fil rouge che lega anche quello che lei ha detto, no? E quindi io guardo la mia casa con occhi diversi perché è il mio ambiente in cui vivo, e quindi ho sviluppo anche una sensibilità maggiore nei confronti di quello che può essere un abbellimento della mia casa, e quindi l'opera d'arte che però mi fa star bene, no? Nel senso di sto bene nel mio ambiente, nella mia casa. Questo è stato enfatizzato proprio come mega trend dalla pandemia, quindi grazie di questa riflessione. Prego. Posso aggiungere una considerazione a quello, sì, che ha detto Susanna. È stato detto la cura non solo della casa, ma la riscoperta del proprio intimo spazio esterno, cioè il giardino è diventato un valore aggiunto preziosissimo in questa situazione. Perché poter disporre di qualche metro quadro di verde è diventata una grande conquista in questo periodo. Quindi io direi casa come interno esterno, perché poi in fondo le gallerie d'arte dovrebbero anche, si occupano anche soprattutto non solo degli interni ma anche degli esterni, attraverso appunto le sculture, le opere d'arte da inserire all'esterno. Ma c'è proprio una riscoperta che noto moltissimo soprattutto attraverso il settore del vivaismo, che ha lavorato tantissimo e non ha avvertito la crisi. Quindi uno dei trend è anche questo, se posso aggiungere un tema che mi sta molto a cuore. Okay, aggiungere anche una cosa. Io proprio in questo periodo, o nel senso nell'anno scorso, nel 2020, stando a casa, ho creato molto di più opere d'arte, come ha detto anche il professore Del Greggio, perché sennò magari sarei stata di nuovo o ancora a lavorare agli eventi, alle fiere, le altre cose che facevo. E ho fatto proprio delle opere d'arte che vedete qui, che hanno il tema del muschio, il muschio prezioso, che è un po' una critica che stanno scomparendo le varie specie di muschio, o comunque la natura, no? E questo proprio si chiama Nature's Enemy, che l'uomo è il nemico della natura. E quindi è giustissimo quello che avete detto prima. Posso chiedere una cosa? Sì. È stata nominata Düsseldorf. A che proposito? Chi l'ha nominata? Io, perché ci vivo. Sì. Perché lei lo saprà certamente, ma lì lei ha una grande alleata, una grande donna, Anna Maria Luisa de' Medici, elettrice palatina, che è stata granduchessa, elettrice, cioè a Düsseldorf,
nel Settecento ed è per noi la patrona di tutte le iniziative di conservazione del patrimonio artistico. E c'è una grande amicizia tra Düsseldorf e Firenze in questo senso. Quindi forse anche per un lancio al femminile è la madrina di tutte, ecco, volevo sottolineare questo per Düsseldorf. Grazie. Perché... Non so se avete notato come Cristina parla. Lei parla per conoscenza diretta. Cioè, lei l'ha conosciuta, ha conosciuto... Proprio, si sente nel suo... Lo senti, no, Francesca? Come... Non sono così vecchia. Nell'arte, ha un rapporto diretto. Ci è andata. Però, Andrea, devo dire che io mi sono sempre chiesta se quello che via via decidevo avrebbe trovato l'approvazione dell'elettrice palatina. L'ho evocata molto spesso. Sei un genio. E questa è bisogna ricordarlo storia. Molto più spesso, perché Düsseldorf è la città di Joseph Beuys, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Ciò che ha detto la professoressa Cidini è importante ed è bene che anche io ne parli più spesso, è vero, cioè per l'Italia ha un'importanza per l'Italia, insomma per l'Europa, per la legislazione europea in generale sulla conservazione ha un'importanza fondamentale. Grazie. Bene, grazie Francesca, grazie a Laura e grazie anche a tutte le altre che sono intervenute un po' a corredo dell'intervento di Francesca e di Laura. A questo punto io darei la parola a Maria Adriana Giusti, che brevemente è già intervenuta e ci ha già fatto un po' capire qual è la sua sensibilità. Il titolo dell'intervento è Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura. Mi permetto di dire che con Maria Adriana Giusti noi abbiamo avuto una breve conversazione telefonica prima dell'intervento di questo incontro, e non conosco personalmente Maria Adriana Giusti, ho avuto però, e mi piace dirlo, questa sensazione di una persona sicuramente molto trasversale, con una sensibilità molto trasversale, un amore per la natura molto grande. Architetta e docente universitario, esperta in giardini storici e contemporanei, è professore ordinario presso il Politecnico di Torino, dove insegna restauro architettonico e restauro dei parchi e giardini storici. I numerosi studi sulla cultura del giardino italiano ed europeo hanno contribuito a creare un settore nuovo nella storiografia del restauro, pubblicando il primo studio sistematico sul restauro dei giardini, pubblicati nel 2004, nell'ottica comparata col restauro architettonico. E poi io mi permetto, Maria Adriana, di sollecitare la curiosità, come ha fatto con me, di un libro che lei ha scritto, che si chiama Naturalmente Giardino, il verziere di Montaldo Dora, che lei dice, io cito quello che lei ha scritto, uno di quei libri che si scrivono di notte, in una casa di campagna, isolata in mezzo ai boschi, lì ho capito come si reificano i pensieri, costruendo una vigna, un giardino, eccetera, e anche producendo vino d'occa. È uno spaccato del mio percorso di vita, di studio e di carriera. Io partirei da qui perché siamo tutti curiosi di capire questo percorso. Bene, intanto vi ringrazio. Il mio è un percorso molto tortuoso che intreccia tante esperienze e tante curiosità. Partiamo dalla fine, no? Perché natura, arte e natura è un po' un gioco di rispecchiamenti che può, diciamo, aprire campi infiniti. Quindi diciamo che il giardino è un po' il punto di arrivo, il giardino come esperienza, non come studio, quello parte da lontano, ma come esperienza è in questo libro che lei ha citato. E mi piace ricitarlo perché è uno di quei libri che non si mettono nei curricula accademici, non l'ho mai elencato nel mio curricula accademico, ma è un libro che rispecchia me stessa, rispecchia un percorso, lungo percorso, perché lei mi ha detto sono docente, io sono già docente perché sono stata docente al Politecnico di Torino fino a novembre dell'anno scorso, ora continuo ad esserlo docente perché credo che finché uno è un essere pensante e parlante possa insegnare, però formalmente sono
former, come si dice, university. E quindi è un punto d'arrivo quello che mi porta a verificare, sia a concretizzare un lungo percorso di studi sui giardini come metafora, sui giardini come idea, sui giardini come filosofia, fino a che non mi sono occupata e mi sono, come si dice nel gergo un po' giardinistico, sporcata le mani e mi sono presa cura di un giardino. Ecco, mi piace usare questo termine che Cristina ha usato all'inizio, il prendersi cura di qualcosa, che è un elemento, un aspetto molto al femminile, no? Infatti in questo libro c'è proprio una dualità di maschile e femminile, cioè io che mi prendo cura e un marito che magari si arrabbia perché pianto rose invece di che creano problemi poi alla gestione della di tutta la situazione. Io arrivo a questo percorso perché poi il tema mi sembra che sia molto, molto lineare e vorrei rispettare quello degli altri. Arrivo a questo percorso dopo una formazione che in qualche modo è tangente con quella di Cristina. Anch'io vengo dal mondo dei beni culturali, nasco architetto con tutte quelle aspirazioni che forse un giovane ha di essere anche molto creativo e poi diventa invece più prevale la scienza più che l'arte, perché mi sono appassionata alla storia dell'architettura, perché comunque anche il progettare significa confrontarsi, misurarsi con la storia del passato, con la storia che si legge attraverso, attraverso i tessuti urbani, attraverso l'architettura, attraverso il paesaggio, che comunque è sempre un sistema stratificato. E grazie a un grande maestro che io ho avuto, che mi ha spinto proprio anche a interessarmi di campi che forse non erano così lineari, come è stato Eugenio Battisti, col quale io mi sono laureata con una tesi di storia dell'architettura, un po' trasversale, perché avendo fatto una tesi sull'Art Nouveau mi sono occupata in tangenza di architettura, ma anche di arti decorative. Ecco, devo dire che grazie a questa grande apertura di pensiero che mi ha dato un maestro come lui, ho cominciato a inoltrarmi anche in campi tangenti, come si dice oggi, multidisciplinari, o meglio ancora, se è possibile, campi interdisciplinari. E il mio mondo è stato il mondo dei beni culturali, quindi mi sono occupata di patrimonio architettonico, quindi di restauri, di quella che è quell'insieme appunto di scienza, arte, tecnica che si impone a un conservatore, per arrivare poi a questo mio percorso trasversale, poiché la passione dello studio e della ricerca è sempre stata, ha sempre attraversato la mia attività di tutela. Perché non si può restaurare senza soprattutto e prima di tutto conoscere a fondo, e questo conoscere a fondo i beni ha portato anche a intraprendere percorsi molto, molto più complessi. Quindi questa passione sempre per la ricerca mi ha portato poi a un altro percorso trasversale, cioè nel momento in cui potevo scegliere di fare il soprintendente o fare il professore universitario, ho ricominciato la mia carriera da capo, quindi con tutti i percorsi che si fanno a livello accademico e cambiando anche città. Quindi dalla Toscana mi sono trovata in Piemonte. In Piemonte a insegnare il restauro architettonico, il giardino. Il giardino è sicuramente il luogo in cui tutta una serie di conoscenze tecniche, scientifiche, multidisciplinari e anche esperienze convergono in un mondo che può essere, è il mondo del possibile. Non per niente il giardino nasce dal punto di vista storico nella dimensione del mito e poi piano piano diventa storia e poi diventa esperienza, diventa cura. Quindi un mondo che sicuramente non poteva non affascinarmi, quindi dalle prime esperienze di tutela di alcuni giardini monastici che erano sotto la giurisdizione, la soprintendenza in cui operavo, ho cominciato a studiare più a fondo i giardini.
E soprattutto, diciamo, da pubblicazioni che ho fatto anche con storici dell'arte, come per esempio Marcello Fagiolo, con la stessa Cristina abbiamo fatto anche qualche pubblicazione insieme su questo tema, sono arrivata poi a occuparmi di restauro di parchi e giardini storici con una cattedra a Torino, in una laurea interdisciplinare che è insieme alla facoltà di architettura di Genova, il Politecnico di Milano e l'Università di Torino. Ecco, questo punto di arrivo, e vengo anche alla figura della formazione al femminile, è un punto di arrivo per me significativo perché è un compendio di tante cose, di tante esperienze, di tante sollecitazioni che si sono affastellate nel mio lungo percorso di vita, di formazione, di studio, che appunto un po' ripercorso in questo libriccino che, ripeto, si scrive di notte, e vivevo in un luogo veramente incantato, per niente antropizzato, che mi ha fatto capire quanto il giardino fosse importante per questa sua variabilità continua, per questa metamorfosi continua, per questa quarta dimensione che è quella della metamorfosi stagionale. Mi vengono in mente i pensieri di Margherita Jürzener sulle variazioni stagionali. Mi viene in mente appunto la pace, il silenzio di qualcosa che è in movimento. Il giardino è una natura in movimento, ma silenziosamente in movimento. E questa cosa trovo che sia l'elemento che mi ha fatto scattare la voglia di scrivere questo libro, che è intriso di riferimenti anche letterari, perché comunque il giardino è come appunto ha detto molto bene Gio Ponti in una delle sue tante riflessioni, che il giardino non appartiene all'architettura ma appartiene alla sensibilità creativa, alla lirica, alla poesia. Quindi questo è, diciamo, un punto, può essere solo un punto d'arrivo. Al femminile, dicevo, diciamo che questi corsi sono molto, la presenza femminile è molto, quantitativamente presente, quindi anzi, direi che le facoltà di architettura sono prevalentemente frequentate da pubblico femminile, forse per quella, per quella volontà, quella vocazione alla cura che di cui si è parlato prima, soprattutto per quanto riguarda il tema della casa, il tema della casa e del giardino. Quindi una formazione che richiede una capacità di dialogare con tanti mondi, no? Quindi forse questa flessibilità io credo che sia l'elemento più femminile del nostro mestiere, del mestiere di architetto. Ma in questo senso mi era molto piaciuta una citazione che ho usato nel mio libro, questo libriccino, quello scritto di notte, non quello che non fa parte dei libri seri, ma quando io ero presa dal raptus dei lavori, ho sempre dovuto ristrutturare le mie case, ho sempre dovuto cambiare le case, quindi i giardini, e quindi sempre lottare con qualcuno che invece ha sempre cercato di frenarmi, un padre che mi frenava dal punto di vista economico, o un marito che mi frenava dal punto di vista invece della insostenibilità dell'essere, perché appunto le mie energie erano portate altrove. Ecco, un pensiero che ho citato perché, che tra l'altro è di Anselmo Bucci, quindi un artista
artista che tra l'altro nel 30 vince il premio Viareggio con il pittore Volante, che dice: le donne sono architette, cessano di amarti quando non possono più fare progetti. E questo mi piace moltissimo, perché c'è tutto, no? Le donne sono architette per definizione. Perché sono architette per definizione? Perché loro, perché la loro tensione, la loro vocazione è verso il progetto, quindi vuol dire che è verso il progetto. Il progetto significa movimento, progettare, proiecto, quindi è sempre una mobilità creativa quella che è insita nel femminile. E questa mobilità creativa, quindi continuativa, che io ho trovato nella natura, ma vedo anche che ci sono giovani generazioni di architette che sono sempre più all'avanguardia per la progettazione, soprattutto nella natura. Io penso ora non mi ricordo il nome, ma c'è un'architetta che ha realizzato questo Museo della Naturalezza in Brasile, che ha fatto una cosa di una leggerezza straordinaria. Quindi sempre più questo tema dell'ambiente, della natura, che è un tema molto legato alla mobilità, al cogliere, a rapportarsi con qualcosa che non è mai uguale a se stesso, e questo si chiama giardino, si chiama paesaggio, si chiama ambiente, ovviamente nelle declinazioni che conosciamo, nei distinguo che conosciamo, ma che porta l'aspetto femminile, che è proiettare, progettare, verso una tensione alla mobilità che spesso trova nell'altra parte dell'umanità, quella maschile, dei freni, un'azione frenante. Ecco, questo aspetto che io vorrei sottolineare in questo, un po' come arte e natura, natura e arte, un rapporto speculare che può dare, aprire a moltissime declinazioni. Ecco, anche questo aspetto della mobilità e staticità del maschile e del femminile, senza naturalmente paradigmi così rigidi, però ci sono aspetti molto molto significativi nel carattere, nella storia, soprattutto più che nel carattere. Il carattere si forma, è la storia che ci indica questi aspetti, no? Quindi il fatto di essere per definizione architetto mi trova molto molto in sintonia con questo, con questa definizione. Il mio percorso è quindi un percorso che intreccia tantissimi elementi, tantissimi aspetti e tantissime sollecitazioni che partono che hanno un filo conduttore, che è quello di essermi sempre rapportata con il patrimonio, un po' come Cristina, il patrimonio cosiddetto mobile, il termine che si usa che poi insomma non è poi così, ma insomma per me il patrimonio architettonico, paesaggistico, declinato, ripeto, in vari aspetti. L'ultimo, quello formativo, perché io sono stata professore a tempo pieno e quindi mi sono dedicata moltissimo alla formazione e sono anche, come dire, in rapporto continuativo con molti studenti che ormai sono professori. Alcuni di questi, ecco, questo non lo dimenticavo, ma mi piace molto dirlo, tra i miei allievi migliori ce ne sono almeno alcuni che sono diventati artisti, realizzano a Parigi, vivono a Parigi, molti torinesi finiscono poi, data la vicinanza, dati i rapporti anche molto stretti, finiscono in Francia, dove soprattutto una mia allieva riesce a realizzare opere
di installazioni nel paesaggio, perché la Francia offre occasioni anche nel potenziare, nello sviluppare dei territori e delle iniziative territoriali anche nei luoghi più sperduti, attraverso concorsi che vengono sistematicamente realizzati e sono aperti ai giovani. Quindi questo, devo dire, è un aspetto che da un lato significa che l'architettura, al di là delle definizioni canoniche, scienza, tecniche, arte, eccetera, apre molte strade proprio per questa capacità di interagire con tanti mondi. Dall'altra, ahimè, un aspetto che fa parte di quei cahiers de doléances che tutti noi ormai sentiamo continuamente, che purtroppo l'Italia non aiuta le condizioni, al di là del femminile o del maschile, non aiutano proprio queste componenti creative dei giovani. Ecco, con questo credo che si possa aprire un altro mondo di discussione, perché gli amici qui presenti, Cristina, il professore Di Brera, che non conosco personalmente ma credo che abbia ben presente il polso della situazione, possano in questo senso dire qualcosa. Ok. Grazie Maria Adriana. Come dire, tutte le riflessioni sono estremamente interessanti, bisognerebbe fare una seconda puntata. Vedo che qui il tempo scorre veloce, perché poi, come dire, le riflessioni si aprono in vari contesti, veramente anche un po' trasversali, no? E sarebbe bello poi magari ritornare su questi temi, anche se vogliamo sul tema anche, come dire, dell'autorevolezza della voce femminile in certi contesti, no? Di quanto viene riconosciuta l'autorevolezza, no? Cito molto velocemente, perché non voglio rubare tempo, ma mi è venuto in mente mentre parlava Maria Adriana, non so se avete letto qualche tempo fa, e c'era stato un titolo su un quotidiano, che poi, se non ricordo male, era Repubblica, in cui, commentando il restauro della cattedrale di Palermo, il titolo era "Le ragazze che rifanno il look alla cattedrale di Palermo". Allora, questo titolo, se vogliamo, è come dire, destabilizzante per certi versi, no? È terribile. Non so se l'avete, ci avete fatto caso, se l'avete letto, no? No, guardate come viene utilizzato il linguaggio. Le ragazze che rifanno il look alla cattedrale di Palermo. Non sono professioniste, architette che si sono dedicate al restauro, come dire, autorevoli esponenti del settore, ma sono le ragazze che rifanno il look. Come se bastasse dargli un'incipriata, no? Se il restauro fosse così riduttivo da essere il nuovo look di qualcosa, questo mi sembra. L'ho citato questo soltanto per dire come sarebbe bello, e lo propongo magari anche a Maria Grazia, come dire, fare qualcosa proprio anche su l'autorevolezza, no? Che riesce ad avere poi la professionalità femminile. Okay. È stato pubblicato? Chi e dove? Chiedo scusa, questo questo è un tema fondamentale. Questo è un tema fondamentale, l'ascolto e la citazione di ciò che dicono le donne, che è veramente minoritario. Cioè, quel che dice un uomo autorevole può essere ripetuto da tutti come se fosse un mantra. Quello che magari riesce a mettere insieme una donna non viene mai ricordato, mai ripetuto, mai diventa un motto o comunque un concetto condiviso. Scusate, come capite, c'è del vissuto dietro, mi sono un po' scaldata. Mi scaldo anch'io su questa cosa. Dove è stata scritta e chi l'ha scritta? Mi incuriosisce. È stata scritta in un articolo di Repubblica, se vuole glielo mando, perché poi tra l'altro, cioè, magari se trovatelo in rete, si trova ancora, è stato pubblicato qualche giorno, qualche settimana fa. Ma la cosa bella è che poi io me lo sono anche stampato, perché nel corso poi della trattazione poi dell'articolo, invece, a un certo punto, allora, titolo "Le ragazze che rifanno il look alla cattedrale di Palermo". Poi dopo però dice "Il progetto è stato redatto da un team di professionisti, naturalmente uomini, Maurizio Rotolo, Salvatore Oddo e Mario Di Paola". Cioè, loro sono professionisti.
le altre sono le ragazze che fanno il questo, cioè, detto questo in maniera un po', come dire, prendiamolo così com'è, io passerei la parola, scusate ma i tempi sono molto stretti e non vorrei davvero rubare poi tempo prezioso a Monica Michelotti. Monica, grazie di essere con noi, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, dove oggi è titolare della cattedra di anatomia artistica, è pittrice, scultrice, grafica, negli anni Ottanta inizia l'attività espositiva con numerose mostre d'arte personali. La sua sensibilità artistica ha cercato forme espressive nuove utilizzando materiali differenti. I suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. Io leggo anche una cosa che Monica mi ha scritto nella sua presentazione e dice: svolge una professione, questa è molto particolare, al servizio degli altri. Insegna da 29 anni all'Accademia di Belle Arti di Carrara e condivide con i ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo la sua passione per l'arte, la bellezza, la creatività, per testimoniare attraverso di essa il suo lavoro fatto con amore e professionalità. Il titolo della sua relazione di oggi è Educare gli studenti a diventare futuri artisti e creativi. A te, Monica. Sentite? Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, almeno io ti sento, un po' bassa, ma ti sento. Allora, devo condividere lo schermo? Mi vedete? Sì. Allora, voglio dire questo. Intanto penso che valorizzare, è molto importante che questo, bisogna valorizzare il sapere, le emozioni e la creatività. Cioè, si può dare un contributo alla crescita e alla maturazione di quanto c'è di meglio in ognuno di noi, anche valorizzando la propria unicità, perché è importante sviluppare in ogni studente, che poi in accademia noi abbiamo prevalentemente studenti donne più che maschi, nel senso, come un po' diceva il mio collega dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Ed è interessante capire anche cosa le aspettative di questi giovani che si iscrivono all'Accademia, per quale motivo si iscrivono all'Accademia. Intanto per avere una passione per il bello e vogliono realizzare un loro sogno di diventare artisti oppure svolgere una professione di designer o altre forme, diciamo, di lavoro. Tutte queste persone che hanno realizzato il loro sogno hanno capito che il primo diciamo passo è quello di custodirlo. E quindi come una piantina, come diceva appunto la professoressa, come in un giardino, dobbiamo annaffiarlo, dargli, nutrirlo, farlo crescere. E ad esempio, faccio un esempio, a 12 anni Michelangelo Merisi disse a sua madre che voleva fare il pittore. Allora lei cosa fece? Lo indirizzò ad un, diciamo, ad una bottega e andò a imparare il mestiere dell'artista. E quello diventò, diciamo, Caravaggio. Quindi bisogna far sì che lo studente segua le proprie intuizioni, le proprie, diciamo, caratteristiche. Ed è, ritengo molto importante progettarsi quotidianamente nel futuro, perché dare dei consigli agli studenti, perché appunto conoscere artisti, critici d'arte, galleristi, professionisti, parlare con tante persone che loro stimano. E poi anche è interessante che riescano anche a partecipare a progetti internazionali. E quali sono i progetti internazionali che troviamo oggi in maniera semplice? Sono la mail art, l'arte che viaggia tramite la posta, che è uno scambio anche di opere d'arte tra artisti di tutto il mondo, dove appunto in questo periodo della pandemia e non solo, abbiamo avuto la possibilità di essere sempre a contatto tramite questi scambi. E un'altra cosa interessante che io consiglio ai miei studenti è di partecipare anche a mostre sul libro d'artista, che è uno strumento, diciamo, sperimentale didattico. Infatti noi sappiamo che il 23 di aprile di ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. È un evento patrocinato anche dall'UNESCO e a Barcellona viene fatto un festival internazionale del libro d'artista.
Già anche l'anno scorso alcuni studenti, 39, hanno partecipato realizzando un libro d'artista in gruppo, che uscirà a breve anche un catalogo dove vengono pubblicizzati e pubblicati queste opere. E in tale occasione hanno chiesto di scrivere anche un pezzo che uscirà a breve, dal titolo Il giardino come della mente. E quindi il libro d'artista, il titolo appunto come strumento didattico. Ed è interessante perché inseriamo anche diciamo degli elementi, degli apporti degli studenti. Ad oggi abbiamo una mostra interessante, sempre sul libro d'artista, che è stata realizzata a Santa Pola, al Museo del Mar, e il titolo della mostra a cui partecipano gli studenti si chiama Mediterraneus, Ars Liber, è un, e si trova appunto esposta fino al 5 di giugno. Questi studenti del corso di decorazione di pittura hanno partecipato in collaborazione anche con il professor Mario Carchini, che ha selezionato questi studenti. Diciamo che hanno la possibilità di partecipare a questi eventi in maniera tale che si possono anche confrontare con artisti di tutto il mondo, perché a questa mostra hanno esposto 230 artisti provenienti da diverse nazionalità: Italia, Spagna, Iran, Brasile, Messico, Germania. Cioè, far capire come l'arte e la creatività va condivisa, ed è importante questo, perché poi il messaggio che loro vogliono dare è un messaggio, diciamo, diciamo interiore, un messaggio personale che diciamo aiuta anche a capire il loro stato d'animo. Un interessante libro che è uscito, che vi consiglio di leggere, Le disobbedienti di Elisabetta Rasi. È un libro dove tratta appunto la storia di sei donne artiste, che è molto interessante, proprio per far capire come la donna, per affermarsi, diciamo, ha dovuto fare una dura battaglia, trasformando i loro vizi e le loro virtù, come l'irrequietezza, la ribellione, la passione, e trasformandole in forma artistica. Un'altra cosa voglio ricordare, perché io insegno all'Accademia di Belle Arti di Carrara, e all'Accademia di Belle Arti di Carrara diciamo 2019 abbiamo festeggiato i 250 anni dalla sua fondazione, e voglio ricordare tre donne che hanno contribuito alla sua origine, perché l'Accademia di Belle Arti di Carrara, la data è 1769. E le tre donne a cui voglio ringraziare sono Maria Teresa Cibo Malaspina, che ha contribuito assieme a Maria Beatrice d'Este e ad Elisa Baciocchi Bonaparte, la sorella di Napoleone. Queste tre donne, che amavano l'arte, il bello, si preoccupavano quindi dello sviluppo della cultura artistica. Ed è importante anche questo aspetto, proprio la fondazione di un'accademia fatta da tre donne. Anche questo, secondo me, ho voluto sottolineare questo aspetto. Un'altra cosa interessante, invece, anche per un consiglio agli studenti, che oggi un futuro artista deve riconoscere, conservare e cercare di comunicare il bello. Quindi il compito del docente, io ritengo, sia quello di far riconoscere che nell'arte c'è un senso di ambiguità e di forme universali. E ce lo spiega bene la neuroestetica, che è fondata da questo Semir Zeki nel 2001, che ci dice che noi siamo dotati di un cervello visivo con cui possiamo cercare di spiegare e capire la creazione artistica. Però siamo anche dotati di un cervello artistico, che è il prolungamento, diciamo, di quello visivo. Quindi la neuroestetica si interroga sulle basi biologiche della bellezza, dell'amore e della creatività. E, diciamo, utilizza diverse professionalità: l'artista, lo scienziato, il medico, diciamo che un'equipe di persone che lavorano su questa tematica, che ritengo sia molto interessante. Perché molto spesso il nostro cervello cosa fa? Cerca di conoscere
conoscere, classificare, ordinare, diciamo che non ama il caos. E quindi è interessante, se noi ad esempio vediamo le opere di Michelangelo Buonarroti o le pitture olandesi di Vermeer, per quanto riguarda le opere e le sculture di Buonarroti, io mi soffermo su quelle che diciamo il non finito di Michelangelo, oppure appunto le opere di Vermeer tipo che vi, non so, ricordate tutti la donna con l'orecchino di perla. Questa figura femminile, questo ritratto che ha dipinto questo pittore, rappresenta diciamo un aspetto contemporaneamente un'espressione triste e allegra, sottomessa o dominatrice, ferma al movimento, sensuale e casta, cioè rappresenta una sfida per il nostro cervello, per cui lui ha bisogno invece di classificare, di ordinare. Quindi questo aspetto è un aspetto che consiglio anche agli studenti di poter sviluppare in questo senso. Un'altra Monica, cosa. Ti chiedo scusa perché vedo che siamo un po' lunghi con i tempi. Scusami, ti devo chiedere la cortesia di essere un po' stringata, perché altrimenti anche sì, Susanna sì. Deve fare il suo intervento. E poi niente, volevo dire solo un'altra cosa, che per quanto riguarda le studentesse donne che diciamo si iscrivevano alle Accademie di Belle Arti, diciamo che queste studentesse donne cosa facevano? Venivano scritte nel Settecento, però non potevano accedere ad esempio a disegnare lo studio del nudo. E quindi poi dopo ci sono state delle regole tipo l'Ottocento che invece hanno permesso di far sì che il titolo di studio alle studentesse fosse diciamo aperta a tutte in maniera indiscriminata. Poi tra i colleghi noi non abbiamo discriminazione di stipendi perché insomma sono tutti uguali sia donne che uomini dal punto di vista diciamo del nostro compenso è quello. Basta, io non voglio dire altro, non voglio... Scusami Monica, se ho un po' sollecitato la chiusura, ti chiedo scusa, ma gli argomenti sono tutti interessanti, tra l'altro con tagli tutti molto diversi, quindi interessanti anche per questo. Però siamo un po' lunghi con i tempi e quindi mi sono permessa di chiederti appunto di sintetizzare. Ok, grazie ancora e passiamo al prossimo intervento, che è quella della gallerista Susanna Orlando, molto conosciuta, la ringraziamo di essere qui con noi, di grande esperienza. Io leggo molto volentieri le sue brevi note biografiche. Chi la conosce sa che ha una grande esperienza, le sue note biografiche sono veramente, mi permetto di dire, una chicca. Io ve le leggo come ce la mandate. Nata a Firenze sotto il segno dell'acquario. Ha ereditato dal padre Angelo un'approfondita conoscenza del mercato e del sistema dell'arte. Gestisce con passione le sue gallerie dal 1976, prima Forte dei Marmi e ora Pietrasanta, trattando artisti giovani e storicizzati. Una particolare attenzione è dedicata agli allestimenti. Questo sotto il segno dell'acquario è bellissimo. grazie, non mi ricordavo che avevo mandato questo strano e romantico curriculum e stavo giusto riflettendo ascoltando i curriculum delle persone qui con noi in questa stanza che non ho mai fatto un vero curriculum, anche perché alla fine è un po' noioso, io ho sempre solo fatto la gallerista, cioè io avevo 17 anni quando mio padre mi spinse con forza in un piccolo spazio e mi disse: Susanna, questo sarà il tuo pane. E questa era la piccola galleria di Forte dei Marmi che misurava 2 metri per 7, dove ho iniziato. Non voglio parlare della storia perché 45 anni sarebbero lunghissimi, però quello che amo, ho anche cambiato, guarda, ho ricambiato tutto lo scritto ascoltando voi. Ho trovato importante insistere sull'importanza della galleria proprio all'antica come è la mia, non perché il lavoro di Francesca sia meno prezioso, io lo seguo con grande attenzione quello che accade nei social, però ho tanta paura della piega che sta prendendo il mondo dell'arte e della proposta artistica, tanta paura, perché quello che io tengo a precisare è che il successo, se si può chiamare, della mia attività, perché ci sono galleristi molto più VIP eccetera,
è perché io ho seguito una missione. Io da tanti anni ho messo a fuoco quello che è il mio mestiere. La mia missione è portare avanti l'arte al femminile, cioè l'arte come la può sentire una donna, come arricchimento del luogo dove si vive. Giustamente ha detto Maria Adriana anche il giardino, non ci ho pensato perché non avendolo non l'ho messo a fuoco, però ovvio, da dove si entra nella proprietà, che sia un giardino, che sia una grande terrazza, si arriva alla casa. Ecco, la mia missione, questa missione io l'ho costruita in galleria, in un modo atipico, perché la mia è una galleria basata sul passaggio, perciò io, e questa è una cosa che vorrei tanto spiegare agli artisti quando me ne danno la possibilità, io attraggo le persone che passano. E questo che io voglio dire, non ho basato la mia attività sui social, su armennicoli e cose strane per attrarre l'attenzione dei collezionisti, ma soltanto sulla qualità del lavoro. Ed è quello che io vorrei tanto dire ai giovani, di stare attenti ai social, perché tanti giovani si mettono sui social, si presentano da soli e pensano di fare a meno della galleria e anche del gallerista, Francesca. Cioè, lo dico perché è una tendenza. A volte col fatto che una 3.000 mi piace, se uno ha 3.000 mi piace, pensa di essere un bravo artista. No, non è quello. Sono tanti altri sistemi. Perciò quello che io vorrei consigliare a tutti i ragazzi è di avere bene in mente la missione del loro lavoro, cioè che l'opera d'arte che viene creata un giorno uscirà dallo studio, entrerà in altre mani, verrà toccata da altre mani, verrà esposta in luoghi e un giorno potrà essere la Venere del Botticelli. Però quello che io vorrei tanto comunicare a queste generazioni è di non perdere il contatto fisico con le cose, cioè il profumo dell'opera d'arte, di ascoltare, di avere l'attitudine al contatto fisico, cioè di entrare nelle gallerie, cercare di conoscere personalmente. Ora nomino spesso Francesca perché lei rappresenta proprio il futuro dell'arte, perché io temo che le gallerie come le mie tra 50 anni, 80, non ci saranno più, perché hanno molti costi. Tenere aperta la galleria senza... Tu mi interrompa se esubero, se esco dal tempo previsto. La galleria ha dei costi pazzeschi di gestione, il personale, le norme a cui ci siamo sottoposti, la SIAE, insomma 3.000 cose. Le cornici, le illuminazioni, le assicurazioni, sono costi pazzeschi. E questi social ci guardano con sospetto, compreso quella cosa che ha nominato prima Francesca, gli NFT, questo nuovo campo dell'arte che è chiamata arte, ma per me arte ancora non è. Allora, questo è anche un altro pericolo, un'altra cosa di cui vorrei che tutti prestassero attenzione. Quello che io voglio anche dire, parlando di donne, è che io in galleria ho molte donne, artiste, almeno la metà sono donne bravissime. Non distingo, non faccio nessuna distinzione, posso solo dire che le proposte, i curriculum, le presentazioni, l'attenzione che danno le donne non la danno gli uomini. Cioè le opere che mi portano le donne in galleria sono perfette, sono ben presentate, sono calde, non lo so, hanno un calore particolare. E il cliente che entra in galleria percepisce prima l'opera di una donna, anche se poi non la compra, perché sente questo calore, perché un'opera fatta da una donna ha un valore aggiunto, è il dare, il donare, come c'è una maternità. Beh, siete tutti grandi, intelligenti e bravissimi, anzi io ho imparato tante cose ascoltandovi. E adesso, mentre parlavo, mi è venuta in mente questa cosa. Proprio in questo istante, perché l'opera di una donna attrae di più? Perché è nata da un essere umano fatto per donare. Perciò io volevo appunto
glorificare questa presenza delle donne nel mondo dell'arte, sia come presentazione, sia come produzione. Ecco, ho finito, cioè in linea di massima era questo che volevo raccontare. Susanna, due cose, poi passerei per un attimo la parola a Francesca perché voleva aggiungere alcune riflessioni, mi ha chiesto di farlo e noi lo facciamo volentieri. Prima però di passare la parola a Francesca, volevo chiederle questo, non so se dare del tuo o del lei. Ecco, io vorrei il tu perché qui siamo tutte donne, tutte d'accordo e mi farebbe piacere. Perfetto, molto volentieri. Dimmi. Allora Susanna, tu hai dato un titolo anche molto pratico, molto operativo al tuo intervento. Strategie per essere prese in considerazione da una galleria seria. Con questo suo stile che io ho imparato oggi a conoscere, anche molto diretto e molto, come dire, trasparente. Se tu potessi dire in maniera molto sintetica, quali sono le principali strategie per essere prese in considerazione da una galleria seria? La prima, non presentarsi mai se non sei certo che il tuo lavoro è presentabile, contemporaneo, perché se sei un giovane devi essere contemporaneo, cioè nel tuo lavoro ci deve essere un gesto contemporaneo e l'artista lo sa solo se si confronta con gli altri, se ha fatto tutte quelle cose che avete nominato prima. Premi, concorsi, visitare musei, assistere lezioni, insomma, uno lo sa. Questa è la cosa, la teoria, la teoria proprio più estrema. La cosa pratica, mai, posso dire quello che non devono fare, ma lo sanno, non mai presentarsi in galleria di sabato e domenica, come fanno qui, che spesso arrivano di sabato, sa. Facevo una girata e mi sto chiedendo come esporre a Pietrasanta. Questa è la cosa agghiacciante che mi capita di continuo. Ma come? Di sabato fanno la giratina, non è che guardano la galleria, no? Vorrei esporre. Non è che mi dicono quando le posso far vedere le opere. Non ve lo devo neanche dire, queste sono le bruttezze del mio lavoro, gli scandali del mio lavoro. A volte sembrano cose banali, ma poi sono gli errori. No, cioè accade così. Fanno, no? Ecco, questo. Però è la cosa più importante, come dicevo prima, è la qualità del lavoro. Cioè avere la consapevolezza che sei nella catena dell'arte moderna, contemporanea, che sei agganciato a un filo con questo gesto contemporaneo. Puoi anche raccontare il dramma della vita, il disfacimento dei ghiacciai, l'inquinamento, ma ci deve essere sempre questa traccia contemporanea, che è una cosa che chi fa arte la deve conoscere, altrimenti non diventeranno mai nessuno e non verranno presi in considerazione. A me non è mai successo che qualcuno bussasse alla porta con un lavoro di qualità e lo mandassi via, mai, cioè io guardo il lavoro e anche i miei clienti. Questa è la cosa bella della galleria. Io lo vedo, loro apprezzano le cose e non sanno chi l'ha fatta, perché l'opera bella emana un'energia. Bello, bello. Ok. Grazie. Grazie Susanna di questa risposta. Francesca, sì, velocemente. Sì, noi ci siamo, ci siamo scambiate qualche messaggio con Susanna e avevo letto anche la tua testimonianza, insomma, bellissima di come hai iniziato a lavorare in galleria. E stimo moltissimo il tuo lavoro perché quello veramente del gallerista, di come era il gallerista, di quando la galleria è nata, insomma, tra gli anni 50, 60. Oggi però, purtroppo, cioè, al di là, io sono la prima persona a dire le opere vanno viste, cioè io vado ancora a vedere mostre, vado a vedere opere in galleria, ho necessità di prendere contatto con le opere. Però il problema di oggi è che molte gallerie, e questo mina anche, cioè il problema della galleria che tra 20 anni, 30 anni forse non ci sarà più, anche perché molte delle gallerie sono diventate delle affittapareti, io le definisco così. Faccio anche la consulente, insomma, lavoro anche come consulente con artisti, con molti artisti, e diverse gallerie chiedono per esporre cifre esorbitanti, indipendentemente dalla qualità del lavoro.
Non ma so lo se... so, ma lo so, ma questo è l'orrore dell'arte. La galleria prima era nata, era un luogo di ricerca, cioè prima non era il museo che esponeva, insomma, faceva delle mostre, prima parlo, insomma, gli anni, il professor Del Guercio, insomma, mi... Sì, ma scusa se ti interrompo, non le devi chiamare gallerie, questo è l'errore, non sono gallerie, sono spazi con... pareti in affitto. L'errore è chiamarle gallerie. E non sono gallerie. Però è anche il problema del digitale, io sono d'accordo, lo ripeto molte volte alle artiste, infatti insomma più volte dico guardate è uno spazio online, ma poi ovviamente cioè le opere vanno messe in mostra. E state sempre attenti alle mostre che fate, cioè questo è uno spazio un po' di per far parlare, per far conoscere le artiste che ci sono, però il lavoro della il gallerista, la galleria resta, deve essere uno spazio fisico assolutamente, perché non ha senso e purtroppo la strada che sta prendendo l'arte contemporanea, io non so, anch'io sono poco, insomma, anche perché con i social non è che, insomma, non ci so fare, ho una persona che mi aiuta, ma non ci so fare. Purtroppo però sta prendendo delle pieghe, cioè sono perfettamente d'accordo con quello che dici e stimo assolutamente il lavoro che fai tu, però moltissime gallerie, cioè moltissimi spazi espositivi, chiamiamoli così, sono degli affittapareti oggi. Ok. Quello è un problema. Perfetto. Signore, grazie anche di questi confronti. Come dicevo, il tempo a disposizione non è moltissimo e le riflessioni che poi emergono sono davvero tante e devo dire sarebbe necessario poi, come ho già anticipato, un ulteriore evento. E comunque mi fa piacere che si siano create anche queste relazioni, mi auguro che possano continuare anche in futuro fra persone che non si conoscevano prima e che magari si sono conosciute in questo contesto. No? Ovviamente. Io chiuderei l'intervento di oggi, l'evento di oggi, l'incontro di oggi con questo brano che cortesemente ci ha mandato Delia, alla quale va il nostro affettuoso, vedere la registrazione dell'evento. A me arriva un segnale in cui mi dice che la connessione non è stabile di internet, non so se voi continuate a vedere e a sentire. Io a questo punto lascerei la parola, se avete ancora tutti qualche minuto a disposizione, a Maria Stefania Carraresi, perché leggerà l'intervento di Cordelia. Sì, tra l'altro è molto bello, veramente molto bello, e spero di essere in grado con la lettura di trasmettere quello che lei stessa voleva trasmettere. E il suo intervento appunto si intitolava L'arte, una carriera o un percorso? Domanda. Cordelia dice: saluto molto cordialmente le relatrici e i partecipanti presenti a questo incontro. Mi scuserete se ho preferito affidare le mie riflessioni alla voce di, in questo caso mia, ma sarò comunque presente a questo pomeriggio come spettatrice. Con un cordiale saluto, Cordelia von der Steinen. Come spettatrice si avrà la linea. Si presume che l'attività dell'artista sia un mestiere. Quello che è certo che è un modo di vivere. Come chiunque eserciti un mestiere, anche l'artista produce cose e idee, ma con la differenza che nei nostri giorni le terrà in gran parte per se stesso. Poiché difficilmente le venderà, comunque raramente in misura adeguata. Mancando quindi della funzione certamente essenziale di ogni mestiere, cioè il reale guadagno, l'attività dell'artista non può essere considerata appieno un mestiere. Rimane certo l'aspetto di ciò che chiamiamo il mestiere, cioè la competenza artigianale, vale a dire la dimestichezza con il materiale e le tecniche. Però anche questo oggi non è più una prerogativa per appartenere alla categoria. Esistono le potenti per tenere in piedi grandi manufatti di un materiale. E soprattutto a partire da Duchamp esiste l'applicazione ready made. In conclusione, un'attività dove da una parte la retribuzione è ipotetica e dall'altra le competenze specifiche sono facoltative.
non ha le caratteristiche di un mestiere. Rimane la definizione, e mi pare l'unica possibile, secondo cui l'arte, come l'attività dell'artista, sono un modo di vivere. Ed è un modo di vivere, appunto, che maggiormente affascina il pubblico. Infatti, più delle opere sono spesso conosciute le biografie di figure come Caravaggio, Van Gogh, Frida Kahlo, Modigliani, eccetera. I grandi rappresentanti della cultura diventano facilmente grandi icone popolari, le loro immagini vengono riprodotte sui poster, magliette, qualsiasi altro genere di supporto. Tipico l'uso dell'immagine di Einstein, con cui è diventato quel vecchio che tira fuori la sua notevole lingua. Si meritava altro. Nell'immaginario collettivo l'artista si deve presentare in modo eccentrico, così come Dalì con i suoi inverosimili baffi, o Francis Bacon accampato nel proprio studio in un caos assolutamente immaginabile. Ma chi è stato nel borghesissimo appartamento di Petirico affacciato su Piazza di Spagna o ha presente le foto del così fantastico pittore Magritte vestito conformemente con giacca e cravatta, sa che non esiste lo stereotipo dell'artista. Ricordo Marino Marini entrare di buon mattino in aula prima di recarsi al suo studio indossando un elegante cappotto di cammello, sciarpa di seta e guanti di pelle. Se è vero che gli artisti nel loro apparire e nei loro modi non di rado si fanno riconoscere, la ragione è perché non subiscono le imposizioni e i condizionamenti di tenuta e di regolarità che altri lavori in un modo o nell'altro comportano. Infatti si inventano le proprie giornate, chi con disciplina, chi con grande libertà. Come artista posso confermare che il nostro lavoro è intrecciato col nostro vivere. Siamo in azione anche quando non lavoriamo. La partecipazione al mondo, agli avvenimenti, alle sorti umane, alla natura, il proprio vissuto costituiscono il serbatoio a cui attingere, così come anche i sogni, il mito, l'immaginazione. Hein, un grande poeta tedesco, al termine di 10 giorni di vacanza in campagna, ha scritto di getto una mirabile poesia degli ospiti. La padrona di casa, estasiata, ha esclamato: quanto la invidio per la capacità di produrre un capolavoro lì per lì in 5 minuti. Al che Hein rispose: sì, ma questi 5 minuti mi sono costati 10 giorni di ozio. Ma per esempio Picasso lavorava incessantemente, anche al bar disegnava su tovaglia e tovaglioli. Marino Marini invece mi rimproverava di essere troppo accanita sul lavoro e mi esortava ad interrompere il lavoro di tanto in tanto per fare una passeggiata. Disse che lui stesso lavorava pochissimo. Considerando la mole della sua opera, quest'ultima affermazione rimane però poco credibile. Mi è stato chiesto di dire oggi qualche suggerimento ai giovani artisti su come arrivare al successo. Mi sarebbe venuto spontaneo rispondere che bisognerebbe chiederlo piuttosto a Jeff Koons o a Damien Hirst. Riferito agli artisti, preferisco comunque il termine consenso. La parola successo sa di promozione di carriera. Scusate, mi era scappata. Sa di promozione di carriera e non voglio concepire l'arte come una carriera, si tratta piuttosto di un percorso. Poniamo la domanda in questo modo: come può un giovane artista riuscire a farsi conoscere? È certo una preoccupazione legittima e lo è anche garantito qualche risultato sul piano economico. Non posso portare il mio percorso di artista come esempio valido per i nostri giorni, in quanto negli anni dei miei inizi, prima in Svizzera e poi in Italia, era molto più facile ricevere l'attenzione delle istituzioni e del pubblico. Esistevano diverse borse di studio e concorsi, le gallerie accoglievano anche le opere dei giovani ed esisteva un pubblico curioso e propenso ad acquistare. La stampa concedeva ampio spazio alle mostre. All'epoca mi sembrava molto normale riuscire ad esporre, certo non senza impegno e fatica, così come era possibile vincere qualche concorso e ottenere delle borse di studio e ricevere delle recensioni sulla stampa. Da 20 anni a questa parte il sistema dell'arte locale e nazionale è imploso. Esiste nel mondo un solo palcoscenico dell'arte, quello internazionale. Milioni di artisti vi vogliono comparire, certamente non come comparse ma come protagonisti. Per i giovani e gli artisti poco noti la situazione così com'è non funziona. Inutile sarebbe scalpitare, mettersi in lista d'attesa, utile invece è chiedersi come riuscire meglio reinventare la comunicazione tra artista e pubblico, come risuscitare, scusate,
e meglio reinventare la comunicazione tra artista e pubblico. È certamente il sistema intero che tocca ripensare. Per questo, a mio avviso, i giovani artisti devono uscire dalle loro solitudini. Possiamo immaginare il futurismo, il cubismo, il surrealismo, ma anche il rinascimento come fenomeni individuali, senza condivisione di ambiente di vita. La frequentazione, l'amicizia, la rivalità diventano forza ed azione. Un conto è essere collegati col mondo intero tramite media, un altro è frequentarsi. Anche caratteri tanto singolari come Van Gogh e Rousseau erano anche fisicamente parte della comunità degli artisti parigini di quella feconda stagione. Ci sono delle eccezioni come Ensor, che per decenni si è volontariamente segregato nella sua mansarda. Pensare al successo, tra virgolette, e a come ristabilire la comunicazione con il pubblico senza aver parlato prima di lavoro è come mettere il carro davanti ai buoi. La preoccupazione come diventare famosi è certo comprensibile, ma in realtà è ingenua. L'unica reale via ad un eventuale raggiungimento della notorietà è quella dell'assoluto impegno del lavoro, non solo per quello che riguarda realizzazione delle opere, ma nel vivere i propri giorni con tutte le antenne aperte. Tra le migliaia di ricercatori che si sono spesi per trovare un vaccino contro il Covid, quelli famosi sono solo i due che lo hanno poi realmente trovato. Nell'arte, per fortuna, le vie per essere efficaci sono tante e tanti livelli, e il talento è una cosa diffusa. Decisivo certo è centrare forme e contenuti a cui ancorare il proprio talento. E qui torniamo al concetto dell'arte come modo di vivere. È il nostro compito percepire il mondo intorno, ascoltare la nostra fantasia e restituire nelle immagini ciò che in prima persona viviamo, anche idealmente. Questo può consistere, per esempio, nella percezione dei colori, dei fenomeni naturali, oppure nei grandi e piccoli eventi del giorno. Se mi fosse richiesto un consiglio, direi di coltivare anche il mestiere nel senso artigianale. Permettete che parlo di me stessa. Quando mi trovo in un museo, in una qualsiasi parte del mondo, e trovo le vetrine con delle opere in terracotta, fatte magari millenni addietro, mi sento immediatamente in famiglia, come di fronte a un parente. Il lungo filo della storia si fa subito come un laccio dove si accosta il punto del ieri a quello dell'oggi, annullando tutte le distanze geografiche di tempo, facendomi sentire parte di una lunga storia. Penso che non occorra più ribellarsi al passato. A questo hanno già pensato i nostri nonni e bisnonni, e la liberazione dalle costrizioni accademiche è un'opera da tempo compiuta dalle avanguardie. Il mito del nuovo, come fosse una qualità in sé, dopo 150 anni ha fatto il suo tempo. Ora possiamo riconciliarci con la storia, legarvi il nostro presente con quello che di vivo ci offre, per contribuire anche noi con la nostra tessera al grande mosaico dell'arte del tempo. Cordelia von Steiner. Mi spiace, guarda, come dire, a me piace molto questa cosa, io ho il testo scritto, quindi grazie, grazie Stefania di averlo letto. È indubbio che leggendolo, poi anche il collegamento, forse io ogni tanto mi andava, l'audio mi andava via, quindi non so se siete riusciti a seguirlo poi con attenzione. È un intervento secondo me molto carino e vi gireremo, se avrete voglia poi dopo di leggerlo, perché ha un taglio sicuramente interessante e secondo me è molto molto da Cordelia, anche quello che dice è molto suo personale. Quindi sarà un piacere per noi comunque condividerlo con voi, e ai relatori lo manderemo ovviamente per email, agli altri lo troveranno comunque pubblicato sul sito di Human to Be. Siamo arrivati alla fine, non abbiamo tempo per fare un ulteriore giro, però io mi piacerebbe tanto che ciascuno di voi facesse un saluto un po' personalizzato rispetto anche al tema di cui abbiamo trattato. E quindi, se per voi va bene, io rispetterei ancora una volta l'ordine di apparizione, tra virgolette, e quindi l'ordine alfabetico, con un breve saluto da parte di Cristina Cidini. Sì, saluto volentieri, ringraziando e auspicando che incontri di questo tipo, così bene organizzati e polifonici, abbiano nuovamente luogo, perché credo sia molto, come dire, rinfrescante potersi anche raccontare delle esperienze e verificare delle opinioni tra noi. Quindi grazie per aver organizzato, grazie per l'invito e speriamo a presto. Verrò di sabato a trovare in galleria Susanna appena sarò in Versilia, tanto per infastidirla un po', e vediamo di incontrarsi di persona al più presto.
Grazie, grazie Cristina. Andrea, a te. Ma pochissime cose. Il mestiere dell'arte è completamente cambiato. Questo aprirebbe tutta un'altra discussione e quindi anche gli artisti e le artiste donne si devono rendere conto della dimensione nuova che il sistema e la cultura dell'arte impongono. Questa storia, questo rinnovamento in realtà lo possiamo guardare anche nella storia. Per me la storia dell'arte comincia nel 56, non nel 1956, nel 1856, quando Courbet scrive "Bonjour, Monsieur Courbet", vuol dire, cioè, dà l'indicazione che l'artista si deve mettere in viaggio, si deve lanciare, avventurare, deve cominciare a camminare. Questo percorso lo ha portato, come ha detto Francesca, a Düsseldorf, a Jos Beuys, sempre con il suo cappello in testa, e evolve nell'evoluzione anche questa sofferta, come diceva Susanna, del rapporto per esempio con le piattaforme online, con questa forma di distribuzione diversa che è dovuta proprio a una presenza del sistema finanziario nel nostro mondo, nella nostra esperienza, che cancella purtroppo spesso la qualità, il rapporto di cui parlava Susanna con la qualità dell'arte, con la qualità dei manufatti, a cui Cordelia anche accenna. Vorrei ricordarmi, prendo ancora veramente poco, ma la frase del direttore dell'Accademia di Xi'an in Cina, dove sono raccolte l'esercito di terracotta, che di fronte a un giornalista polemico cinese diceva che soltanto il 2-3% degli studenti dell'Accademia, 20.000 studenti, 20.000, entravano nel sistema dell'arte, per cui il partito avrebbe dovuto ridurre la dimensione degli artisti. Ebbene, il direttore, questo mio amico che era nato in Francia come artista, affermatosi a Parigi, gli risponde: vede, tutto il resto, quel 98% che non finisce nel sistema dell'arte, entra nella nostra società, e anche se un idraulico ha fatto l'Accademia, o un farmacista o un infermiere, farà meglio il suo mestiere con un po' di estetica, e questo è un patrimonio che vale per tutto il nostro paese. Concludo ricordando una farfalla, Carla Fracci, che ci ha lasciato oggi e che credo sia un bellissimo segnale di femminilità con grande estetica. Grazie Andrea, grazie di questa tua conclusione, anche di questo ricordo, e grazie anche della tua presenza, perché sei stato l'unica presenza maschile all'interno del nostro incontro. Quindi grazie ancora Andrea. Francesca, a te un breve saluto. Sì. Allora, grazie ancora per l'invito, mi ha fatto tantissimo piacere, insomma, collegarmi da Düsseldorf e avere un pochino di italianità anche qui. E, allora, io voglio concludere con un paio di auguri, diciamo, in maniera, insomma, un pochino di positività, ecco. Ovvero, uno dei miei auguri è che spero che i prossimi manuali di storia dell'arte, quelli su cui studieranno gli studenti in accademia o nelle facoltà, insomma, di beni culturali, contengano sicuramente una storia dell'arte diversa, in cui si faccia un pochino più, in cui le voci femminili si possano sentire, insomma, si possa venire a conoscenza del lavoro delle artiste nel passato e nella contemporanea. Poi sicuramente questo non riguarda soltanto il nostro settore, come artiste, curatrici, galleriste e così via, ma è un po' trasversale. L'augurio che ci sia un maggior supporto da parte dello Stato
per quanto riguarda le politiche familiari che consentano alle donne di non dover rinunciare al, insomma, alla carriera per, o alla famiglia, in questo, insomma, secondo, per poter realizzarsi. Ok, grazie Francesca. Laura, anche per te un brevissimo saluto, vi chiedo la cortesia di essere veramente abbastanza telegrafici perché siamo fuori dal tempo che c'eravamo previsto, che avevamo previsto. Laura, a te un breve saluto. Sì, grazie, sarò molto breve, vi ringrazio, è stato molto interessante, vi ringrazio anche per i consigli perché, vabbè, io sono la giovane artista che sono uscita dall'Accademia di Belle Arti di Brera. E niente, spero di entrare allora nel sistema dell'arte, e, sì, anche se sono artista femminile e con tutto il pacchetto che ho sulle mie spalle, ma sì, sono molto fiduciosa. E grazie al lavoro delle galleriste e ai critici d'arte e a tutti i personaggi che aiutano gli artisti. Grazie, grazie Laura, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Monica, un breve saluto. Allora, io vi ringrazio insomma di avermi invitato, volevo fare dire due cose. Intanto un consiglio a tutti gli artisti di essere un po' manager di se stessi e riuscire ad adattarsi ai cambiamenti, perché oggi come oggi viviamo appunto in un periodo di pandemia dove appunto esistono tanti problemi, però ecco, se uno c'ha uno spirito di adattamento trova sempre dentro di sé le risorse positive per andare avanti e per crescere sia come persone che artisticamente. E vi ringrazio e alla prossima. Grazie, grazie Monica. Bene. Allora, un messaggio di Maria Adriana che ringrazia tutti, saluta tutti, ma aveva un impegno, quindi ha dovuto staccare il collegamento. E quindi a Susanna il saluto finale. Io sono onorata di aver chiacchierato con voi e questa cosa a me è servita a capire di quanto siamo fortunate a vivere nell'arte, a vivere nel senso dell'arte, anche se mi devo ricordare tutti i giorni di stare un passo indietro all'arte, perché l'arte è regina, la regina di tutte le cose. Io la guardo sempre con grande ammirazione. E questo è un regalo che ho ricevuto e lo porterò avanti almeno per 20 anni, finché potrò. Che grazie per avermelo ricordato. Grazie, grazie a tutti voi. Stefania, un tuo breve saluto, grazie anche del tuo supporto per l'organizzazione. Stefania Carraresi, mi senti? Sì, ti sento, mi sentite? Beh, io saluto tutti, è stato molto gradevole, molto piacevole e di grande soddisfazione questo incontro. Mi dispiace che non sia più collegata Maria Adriana Giusti, perché volevo dire che questo cenacolo, lo vogliamo chiamare, potrebbe essere proseguito quando possibile, per chi non è in Versilia, ma può capitare, potrebbe essere seguito nel suo giardino, che chiamarlo giardino è veramente molto diminutivo, perché ha un grande parco molto bello, potete immaginare, con la sua passione per la natura e il verde, quindi non sarebbe male questa idea, pensiamoci tutti. Bene, tutti invitati nel giardino, perfetto. Grazie. Grazie a te, la nostra presidente dell'associazione Human to Be, un breve saluto e poi chiudiamo. E io ringrazio tutti e tutte, vivace, interessante, pieno di spunti, di riflessioni. Io credo che le donne vadano d'accordo con l'arte, perché l'arte è libertà e le donne la cercano, la libertà, la vogliono la libertà. Chiudo, arrivederci a tutte, grazie. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. Un saluto a tutte. Ciao. Buona serata.